The Veneria Reale Conservation and Restoration Center is a foundation established in 2005 as part of the major redevelopment interventions on the monumental complex of the Reggio di Veneria, a UNESCO World Heritage Site, and is located in the spaces of the former 18th century stables designed by Benedetto Alfieri. The center was born with the aim of establishing a pole for higher education and research in the field of cultural heritage conservation, and is the only example in the world, among all the restoration centers, to have been built literally from nothing. The center hosts 8 restoration laboratories dedicated to study and design activities aimed at the prevention, monitoring, maintenance and restoration of cultural heritage in all areas of specialization, from wooden furniture to contemporary art, from paintings on canvas and boards to wood sculptures, from papers and photography to metals, ceramics, glass, from fabrics, tapestries, leathers, rugs to wall paintings. The center also hosts cutting-edge scientific laboratories operating on various fronts, from diagnostics to applied research to cultural heritage, also participating in important national and international research projects. A fundamental axis is also that of preventive conservation, which involves the scientific laboratories in risk assessment and environmental monitoring activities, in particular in the context of projects dedicated to historic residences. The diagnostic area of the center can count on state-of-the-art equipment, such as the radiotomographic apparatus for performing digital radiographs and CT scans on large objects. Since its foundation, the center has been strongly oriented towards higher education in the conservation and restoration sector. And today, it hosts a higher education school and a university Turin degree course in conservation and restoration, enriching every year the panorama of cultural heritage, both in Italy and abroad, of new, highly specialized professionals. As a center of excellence in Italy, the center has invested over the years in an important internationalization process, participating in large international projects and collaborations. They make it an important point of reference in the world today. Alessandro, please unmute yourself. Oh, sorry. Here we are. good afternoon and welcome to everyone. I'm Alessandro Ventrice and recently I've joined the welcoming family of Centro Conservazione e Restauro La Veneria Reale as the staff didactic manager. And SAF is the higher education school promoted by CCR. I'm so proud today for this event, Structural Treatments on Double-Sided Paintings, and we are hosting today. And I would like to thank everyone who is connected at the moment and who is going to connect later on the other days. The CCR has joined Conserving Canvas, an international grant initiative promoted by Getty Foundation and focused on projects concerning the conservation of canvas paintings, structural treatments on textile supports in particular. The project is based on the case study of a canvas banner painted on both sides by Giulio Cesare Procaccini from the collection of Pinacoteca di Brera in Milan. This project is divided into 3 phases. Today, the presentation of case studies,
Next week, on the 23rd, 24th, and 25th of November, save this date in your calendars, we're going to have the expert meeting. And with the new year, depending on the world pandemic situation, we'll have two workshops. As you can see from the slide, today, the program is really intense and rich in contribution by a lot of important names and restorers and professionals from different parts of Italy and abroad. We have an initial introduction to the project, some greetings from the institution involved, then a first session about term mending on double-sided paintings and conservation, and a second part on a mechanical properties and stretching of double-sided paintings. Then a short moment for one, maybe two selected questions and a final conclusion. I'm going to introduce all the speakers one by one. Some of them are going to speak live and others have recorded a video. We are all at our places from different cities here in Italy, Europe, and in the USA. So maybe we have a little, you have to be a little patient because we might have some technical problems. All the contributions are in English for today. You can read subtitles in English during the videos that are in Italian. We have 9 videos, 5 live speakers, representatives from Getty Foundation and Pinacoteca di Brera, and 2 promoters that are the energy of this project. That is our SAF and Restoration Labs director, Michela Cardinali, and the restorer, Matteo Rossi Doria. So we have a lot to talk about today, and maybe it's better that I'm going to make it short, right? Just a little technical communication before the start. As you might know, all your videos and microphones are disabled, but later on, I'm going to explain you how you can get in touch with us. Our organization, and so this event, is active, it's growing, and it's one of the most important realities of our countries, thanks to the Centro Conservazione e Restauro's president, Stefano Trucco, and its CEO, Sara Abram. So on this note, I think our president, Stefano Trucco, would like to say a few words. Good. A good afternoon and welcome to this first appointment of the project Structural Treatments on Double-Sided Paintings, which is a part of the important initiative Conserving Canvas promoted by Getty Foundation. Highly qualified museums, research centers, and cultural institute have taken part to this initiative before us. That is one of the many reasons why we are very honored to be part of it. I wish to thank Getty Foundation, Antoine Wilmering, and Alison Riley, who are here with us today for this important opportunity. The training program that we have developed stems from a particularly complex case study, almost desperate, I would say, the conservation of a painted banner by Giulio Cesare Procaccini, owned by the Pinacoteca di Brera. I would like to thank its their director, Brad Bourne, for his presence here today and for the ongoing cooperation between our two institutions in the last few years. Especially thanks to all the conservators and professionals who have accepted our invitation, and especially to Matteo Rossi Doria, who has helped us in creating an important network of professionals. With their contribution, we have taken up the challenge to rethink this event in a digital version due to the COVID pandemic, but also to open into the world web community. It is therefore a chance also for those who in the other circumstances would have not been able to participate. For this, my thanks goes to director of our laboratories, Michela Cardinali, who is the driving force and the heart
behind this project. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We're going to have greetings from Abraham. Good afternoon to you all. I'm very pleased and above all very honored to meet such a qualified group of researchers and experts in conservation of painting artifacts. I wish to express my gratitude, first of all, on behalf of all our colleagues of the Centro Conservazione Restauro, and then as an art historian. It is the first time that the governance of our foundation has been entrusted to an art historian. And our goal for the next few years will be to encourage and development of technical, scientific, and historical research applied to the conservation of cultural heritage. This meeting, and in general, the entire program supported by Getty Foundation, is without doubt the most relevant opportunity we have had to meet the international community of conservation. The topic of our project, which deals with the conservation of double-sided paintings, started with a master's degree thesis at the end of the course in conservation and the restoration of cultural heritage held together with the University of Turin. This is not a secondary aspect for us. It demonstrates how important the link between research and training is. Thanks to the Conserving Canvas initiative, it has been possible to continue and deepen our studies and to involve experts from near and far. We reached new knowledge, but also new themes to be explored, discovering far more questions than we could imagine. This is why we hope that the objective of the program will be successfully achieved and become the starting point for new research. Thank you for your attention, and I wish everyone a good start. Thank you for important words. Now, I would like to introduce two representatives from Getty Foundation, Antoine Wilmering, Senior Program Officer, and Alison Riley, Program Assistant, directly from the USA. Good afternoon, or better, good morning for you, and welcome to CCR. Thank you. Good afternoon, good evening for some, and good morning for some. I'm Antoine Wilmering, Senior Program Officer at the Getty Foundation, and we're just incredibly pleased and honored to be here. This is a very important project for conserving canvas. I think it's probably every conservator's nightmare to have to work on a painting work on the sandwich, on the middle part of two paintings, and trying to keep that together. And the Procaccini in particular presents a vexing problem. For conserving canvas, I think it is an ideal project because through the initiative, we are seeking that conservators of paintings re-engage with structural treatments of the past and also evaluate structural treatments of the present. And the goal here is to make sure that conservators have this exposure to structural problems in paintings conservation, not to become experts, but to have the knowledge once they're confronted themselves, if they're responsible for a museum collection or a private collection, that they have that exposure, that they have that experience. So this expert meeting and seminar will be tremendously valuable in that regard to share that knowledge and share the findings of the panel. And I wish all the participants a very productive meeting and encourage you to ask questions, because that's how the learning really advances quickly. So if you have any question,
use the chat or the Q&A, as Alessandro will explain. So I wish you a very productive meeting, and I'm giving it over to Alison, if that's okay with Alessandro. Yes, it's okay. Hi, Alison. Good morning, everyone. My name is Alison Riley. I'm from the Getty Foundation, and it's a pleasure to meet you all this morning. I just wanted to add that we're just so impressed with all the work that you've done for the team who has done all the work behind the scenes to make this happen. I can see over 500 participants now joining, so it's just really incredible to see that. And I'm really looking forward to following all the presentations over the next few weeks. So thank you so much to everyone who's participating and who's organized it. And I think it will really be a great event. Thank you so much for your words. Really, really, we appreciate it. And now I would like only to say that the director of Pinacoteca di Brera, James Bradburn, is not here today, but he's going to be present for during the next days during our expert meetings, and he's going to give his greetings and a good luck for this event. Now we can go on with our SAF and Restoration Labs director, Michela Cardinali, and the painting restorer, part of the project team as well, Matteo Rossidoria. So we can start with Michela. Thank you, Alessandro. Sorry, just a moment, I'm loading my PowerPoint. Okay. Okay. Good afternoon or good morning, and welcome to everyone. Before introducing the project, I would like to thank two colleagues and all the present people for welcoming our study day with enthusiasm and great participation. During the lockdown, we wanted to integrate this initial program of the project with the digital seminar day today. Despite the sad moment we are facing at international level, offer us the opportunity to share and reconnect with our community by strengthening our listening and sharing. Today's seminar represents a preliminary fundamental step for the development of the project. Thanks to the collection, these case studies with technical solutions dedicated to double-sided paintings, we have been able to get a significant overview of the Italian experience, which we are about to share. A special thanks, therefore, goes to all the colleagues who accepted our invitation to join our digital meeting. I understand that digital meetings are not common for our category and not only for ours. So, for this reason, I would like to thank all the people who, despite everything, accepted this challenge with us. The experiences that we have collected so far and that we introduced today represent the first step of the training project that 2018 the CCR La Venaria Reale proposed to Getty Foundation to be part of the Conserving Canvas initiative. The goal we set ourselves was to make available the technical and scientific data achieved through years of study, experimentation, and training developed in field of conservation canvas paintings. The aim of the project is the development of training program dedicated to tear repair and stretching applied to double side paintings and banners. The whole project was born from another training experience. In 2017, the CCR, the University of Turin, and the Pinacoteca di Brera dedicated to embark on an ambition project by making the severely damaged banner by Giulio Cesare Procaccini, the object of master thesis in conservation, restoration, cultural heritage. The interdisciplinary study has led to defined techniques and materials for mending the numerous tiers of the support. In addition, the thesis was an occasion to think about a stretching method that could allow the exhibition of the artwork. This important experience has been the common ground for the development of a new training project
in the frame of the Gaiety Foundation Conserving Canvas Initiative. The structure of the project, titled Structural Treatments on Double Side Paintings, in quite articulate. Firstly, we have been researching similar case studies conducted in the past month, both at national and international level. This was followed by the organization today's event, which puts together some case studies representing the Italian experience on the subject. The next step will be the expert meeting, and it will be taking place next week. This scientific debate among experts in the field will focus on the CCR case studies experience and on two main themes of the project, tear repair and stretching. The results of the experience will be shared in two workshops dedicated to six mid-career conservators, selected through an international call, which is the core of the project. In addition to sharing with all of you moments of discussion and comparison in streaming, all steps and results of the project will be recorded for scientific and educational purpose. Moreover, let me thank my friend and colleague Matteo Rossidoria for the energy and enthusiasm which he has put into this project and his vision of our community. Finally, before leaving the floor to Alessandro, I would like to express my gratitude to Caterina Soppa, who will open the seminar with a contribution that connects us to international science. Thank you all once again and enjoy. Thank you, Michela Cardinali. And now I can give the floor to for his greetings. Hello, everybody. Buonasera, buongiorno. What else? I'm really happy to be here and finally this day arrived. I just want to show some images. The only one that we had during my only visit during all these months in the Venaria Reale Labs. And so we were, that was the only time that we were, can work together and plan this project. And instead, all the big part of the work has been done in this other way. Sorry. In this other way. So we spend many hours working hard, months and months on planning this work. And so it was hard, difficult, but at the same time, it gave us an opportunity to change completely what the target of this initiative was at the beginning, and changing it from well-documented but restricted at a small number of people. Instead, it could be addressed to our entire community. And this is a huge challenge. I hope everything runs properly, because it's a big innovation for our all field, I think. And I want to just list what were the main objectives of this project and make the first survey on double side paintings conservation and represent the state of the art. And because Italy preserves many of these artifacts, it is good to give a renewed overview of the Italian context and to share in an innovative way the experiences of our community. And at the same time, stimulate the Italian conservators to better relate to an international environment. And so we did it to challenge and then exploit the potentialities of web communication and dissemination by opening the initiative to the entire community and producing web contents easily available worldwide. And naturally fit in Getty Foundation Conserving Project mission. Just to stop 1 minute on the huge work that was done by young historians and conservators in collecting all the data information
about double side and banners in Italy, but also in many other countries in the world. An amazing work. Just a slide to give you an idea of what was done that represents the first database for these artifacts that we can only enrich and enlarge if you can contribute to this. We will focus a few, but really important issues in our day-to-day and during the expert meeting. And we put consolidation at the first as a first topic. And it's the reason why we asked Carolina Sopa, that did really important studies and researches on this field, to give us an overview, but mostly to show us that materials are important, but we have to work much more on the application, on the get much more sensitive to how to use them properly. And then we will see a lot of creativity coming from conservators, mostly treating deformation or dealing with tear repair, tear mending, or displaying systems, hangings. And so for the tear repair and tear mending, two different words that we will discuss during these days, what they mean. We asked Petra Demuth and Anna Flock to give us an overview of their great work, long, long work, on this specific topic. And so I thank them for this. And instead, when we will discuss about tension and how these artifacts react with the environment, we asked the two very big personalities of our field to give us their opinions, their knowledge on, and to better understand what are the mechanical forces involved. And specifically looking at the Procaccini banner. So I just want to thank all the contributors. It was great to work with them. We know that we stressed them in squeezing their presentation in a very short time, but I must say that they were immediately available and really generous, and I really thank them for this. So that's the end of my introduction, and up to you, Alessandro, to introduce our first speaker. Thank you very much, Matteo. And after all these introductions and greetings, let's start with the first session about the tear mending. It's time to start the event with the first live talk. I have the honor to introduce the professor Carolina Sopa, and she's going to talk about basic aspects on adhesion or lifted paint on canvas. Welcome on board, Carolina, directly from Bern. Is it right? Yes, that's okay. Okay. So we're going to watch video for technical issue that we had. Would you like to say something? Yes. I'm, of course, very pleased to be part of this initiative. And, of course, I would like to thank especially Matteo for the invitation and for the very good organization, as well as I would like to thank also Alessandro, because he did also a great work and is doing all the introduction. So I'm very pleased to share my knowledge and also to get to know all the case studies. And please do not hesitate, as Antoine Wilmering said, to contact us, because we want to do some more research and we need all this connecting work. So thank you all for doing this great work. And yes, go ahead, Alessandro. Thank you, thank you. Enjoy Carolina video. Hello, thank you for the kind introduction. Matteo has asked me to present my research into the basic steps for adhesion of flaking paint and canvas. I have gladly accepted the invitation and thank the organizers for the opportunity to share my research results with you. After all, re-adhesion is an important intervention in conservation. Since our works of art are complex and one has to test each and every object individually, irrespective of the most thorough analysis, every intervention will remain a challenge. And here are some aspects to consider comparable with the decision-making model. In general, adhesion means two substrates, here the canvas and the flaking paint, are cohesively stable and are to be bonded with an adhesive layer. Therefore, it is good to know the boundary layers to be joined.
However, usually one looks at the paint layer. If possible, it is helpful to turn one flake over and examine the two interfaces and both substrates to be joined in terms of solubility, porosity, and accessibility. These are the main factors for the film formation and thus for the adhesion. The solubility check is easiest to perform on small particles lying on a slide under a simple stereo microscope. We are interested in the reactions on the solvents which we can use during adhesion, for example, water, ethanol, and non-aromatic petroleum spirit. This is what can happen. Flakes do not dissolve, they fall apart, something is extracted, or the flakes turn out to be insoluble, like in our case. During solubility tests, one instantly sees the porosity. The above shown flakes are slightly porous, and the canvas is very porous. The accessibility from the front is good. The next three important aspects are the adhesive itself, the application, and the drying. Most adhesions fail not because of the adhesive, but the application, and all is connected. Now to the adhesives. These are the most often used adhesives, and they are ordered horizontally according to their solubility. Concerning the aging properties and the adjustability of the viscosity, I would prefer to start with the methacetate. But since most of the conservators use protein glues, I would try to show the possibilities of the film formation on absorbent substrates when using the proteins. Protein glues such as sturgeon glue and gelatin, here's just one example, have a low viscosity and similarly high cohesion. There are three main differences. Purity. Gelatin is purer than sturgeon glue. The repeatability. Every sturgeon glue is different. So in fact, we are talking about different glues. And their gel temperature. This gelatin with 180 bloom gels at room temperature, whereas sturgeon glue gels only at 11 degrees. How does this affect the film formation between the two char ground flakes? 5% solution, 7 microliters are applied. Both glues were fluorochromed and have from now on a green fluorescence. The application, drying under pressure, cut in half, and the glue line is investigated under the fluorescence microscope. Sturgeon glue on the left, we see green fluorescence in both char ground flakes and no film formation. That is, the sturgeon glue has diffused completely into the flakes. Therefore, you see a black gap in the middle of the picture between the char grounds. Gelatin on the right side shows less diffusion into the char ground, and one can detect even some glue bridges, therefore a slightly better adhesion. Though the tested tensile strength was for sturgeon glue 0 and for the gelatin just 2 or 3, that is neglectable. Now, to reduce the diffusion into the char ground and increase the adhesion, one could choose a gelatin with a higher bloom grade. What is bloom grade anyway? There are various gelatins from different animals. To get a better overview, Mr. Bloom, for about 100 years ago, developed a standardized method to characterize gelatins. The more pressure the gel withstood, the higher the grade. The grade ranges from 50 to 300. Why is this important for our practice? The higher the bloom, the more gently it was produced, the purer the solution, the longer the molecules, the faster
a solution gels. The faster solution gels between the substrates, the less it can penetrate into the substrate, and this results in a higher adhesion. For the adhesion of char ground flakes, a high bloom grade and a low application temperature are appropriate. To achieve a higher adhesion without changing the bloom grade and sticking to the low viscosity, one can temporarily mask the char ground with a non-aromatic apolar solvent like shells or tea. This is done as follows. Each flake is saturated with shells or tea, then the same gelatin as before is applied. Weigh down and wait. Wait for at least 48 hours, longer is always better. The tensile tests reveal substrate break at about 0.6 newton per square millimeter. So our gelatin was now too strong. But still, it's nothing compared to the possible cohesion of 60 to 100 newton per square millimeter for gelatin. Will this work out also on a canvas? First, one should avoid any new capillaries, so there shouldn't be any contact to the back of the canvas as long as the adhesive is liquid. What can we use instead of this? I use a polyurethane hard foam. Now I want to show you how gelatin penetrates when you just do nothing. It's a washed canvas and we apply gelatin on it. Gelatin penetrates in 1 or 2 minutes into the canvas, whereas a fully masked canvas with shells or tea prevents the penetration, and after 15 minutes the gelatin is still on the canvas. If you put a flake on the canvas with the gelatin drop instead of waiting to watch the gelatin gelling, following Holitex, blotting paper and wait, a very good adhesion is achieved after 24 hours. The higher the bloom, the better the temporary masking will work out. Let's see how this looks like in a thin section. You see hardly any penetration into the canvas, instead film formation on the canvas. You see just this green line because all the other substrates are non-fluorescent in a thin section. This results come closest to desired glue line mentioned at the beginning. If complete masking with a non-polar solvent is not possible in your practice, a temporary masking with cyclododecane could be a solution, or the use of glues with better adjustable viscosity such as methylcellulose, which can be applied with the help of a dispensing controller if you think your methylcellulose is too viscous. You see one example of a dispensing controller now on a slide. Since methylcellulose is one of the most stable molecules, we try to use it as often as possible. Like in this example from the freelancers Huss and Leuchli. They worked on the painting of Augusto Giacometti, The Circling of the Planets from 1907, which belongs to the Kunsthaus Zurich. They consolidated, adhered and filled with methylcellulose. In this project, the freelancers, the museum and the university had a cooperation, and some results are published in Conservation of Modern Oil Paintings. Now the painting is on the permanent collection if you want to have a look at it. That were the most relevant facts concerning the approach of achieving a better film formation between absorbent substrate with mainly proteins, and on the slides you see the main aspects I mentioned before.
Now, I would like to thank you for your attention. Thanks to everyone who has contributed to the preparation of the lecture, and I'm looking forward to the afternoon. Thank you, Carolina, for your contribution. And as I say, I would like to give the floor to the director of Pinacoteca di Brera, James Bradburn. Can you hear me? Certainly I can, thank you. Okay, thank you for being here with us. Well, the first thing I have to do is I have to apologize dreadfully because I, in fact, miswrote the time for being here as 3:30, not 3. So please forgive me. Okay. It's an oversight. No worries at all. No worries at all. You are more than welcome to be here now. Because what I wanted to say, actually, basically a very short recognition of our gratitude, because we have been involved in this project with the Venaria, with the Getty, and I think that it has been a perfect example of the value of international and national collaboration, especially in matters of restoration, because at the Pinacoteca di Brera, at least, restoration and the care of our objects has always been at the center of our attention. In fact, we have an open and public restoration lab. We are committed to not only restoring our own works, but also helping other institutions with theirs in communicating our results and also making them available online. So I think that it's very important that museums do not forget that among our responsibilities are also research, study, conservation, in addition to what used to be the terrible pressure of doing exhibitions, which for very sad reasons is no longer a pressure because we're all closed, at least in Italy, which is a great tragedy for in some senses. But what it does allow us to do is to at least get away from the argument that the sole function of museums is making blockbuster exhibitions. And I am personally very grateful to COVID for having finally made it clear to people that museums are far more important. We are conservators of a collective memory, and that collective memory and that conservation involves the constant attention of the community of restorers, the constant attention of those who are doing research into new methods, the constant attention into how to best conserve our paintings, which, as you know better than I do, is something the state of the art changes over time. We are now undoing restoration attempts that were done at the turn of the last century, for instance, or turn of the 19th century. We are having to go back to our paintings and, in a sense, in the way that Louis Kahn always did, you have to ask them what they need. And what we're doing through our research and through our restoration projects and with the Venaria, who are leaders in this in Italy, I think we are going back to our paintings and asking them what they need to be healthy and what they need to be conserved. And that is a focus that every museum and every museum director has to keep in the center of their concerns, not as a peripheral concern. So despite the fact that times move on and that we have other responsibilities, our responsibility to create value with our collections for the public is fundamental. But at the base of it all are the objects that we are stewards of. And that stewardship requires an attention to and a support for the work that you all do and that restorers do day in and day out. Our team at Brera, our restorers, our curators, your teams, the Venaria, the collaborations, the students, the doctoral programs, the Getty, of course, the Research and Conservation Institute. I think these initiatives have to be supported and applauded. So that's all I have to say is I want to express my gratitude for the work you all do and the importance of that work and the fact that even though it's often done out of sight at Brera, luckily we have an open studio, but most restorers work, it's a very lonely business. When you go to visit a restorer and you go and see a painting under restoration, there are not a lot of people there cheering. And I just want to say to the community of conservators and restorers,
that as directors of museums, we do recognize and we do applaud and we do cheer all of you who spend your lives taking care of the paintings and the objects of whatever material that we have in our collections. So I just want to say thank you. Thank you so much for your words. Really, really appreciate them. Thank you so much. Since we are already receiving a lot of questions, I would like to say and explain how to get in touch with us. If you have questions, doubts to clarify, you can chat directly with us with the chat that you can find at the bottom of the screen. But if you have questions, you can put them on the section Q&A, so we can collect them. And how you can do that? You can write and type the questions with an hashtag and the surname of the person that you want to talk and to ask the question. At the end, there's a team that we forward them to the people that are involved, and some of them can be answered directly. Others need a little bit more time. So at the end of the day, we might be able to answer to one or two of them, and depends on how good we are at staying time. And otherwise, you have answers on the page of our website at the end of this event on the 25th of November, so you can find them on our website. So we are ready to start with another contribution. Let's go on with Eugenie Knight, Restoring Rome, with their video about double-sided paintings, typical problems, and typical solution. Hello. I am a freelance conservator based in Rome. My name is Eugenie Knight, and I was trained in the Istituto Centrale del Restauro in Rome. And I had a keen interest on structural treatments from the very beginning. In fact, my final graduation thesis was on this subject, and I was lucky enough to have had the opportunity to do an internship in the Philadelphia Museum of Art, where I worked on hot table treatments for the whole year. Now, today we're here to talk about double-sided painting, so I would like to start about telling you a little bit about the techniques that I encountered. I have seen many paintings with a linen support. The linen support can be prepared on both sides and painted on both sides, but I've also seen paintings, single-sided paintings, which are glued back-to-back or sewn together back-to-back. I've also encountered a lot of silk double-sided paintings, and these usually don't have a preparatory layer, and they are painted on one side and the color goes right through to the other side, and so the image which is seeped through to the other side is used to make the exact same image on the other side, but it is reflected. It's the other way around. And and then I've also worked on cotton double-sided paintings. And a lot of these have borders in silk or in cotton or in linen with rich embroideries and fringes. Now, the main difference between a single-sided painting and a double-sided painting, other than the fact that they have paint on both sides, is that they often have a function, a very precise function. They are carried in processions. They are processional banners, and therefore they are borne without stretchers. They have never been pulled onto stretchers. And the conditions of these pieces are sometimes very extreme, mostly because of problems of storage, but also very much depending on how frequently they have been used. Now let's talk first about the storage problems. For example, here on the first slide you can see on the left, the painting on the left has the typical creases, diagonal creases, which are now shown in red, due to the creeping of the fabric along the free edges. The central picture has contractions along the lower edge due to climatic changes, yet again because the edge is free to contract as there's no stretcher. Whilst the image on the right shows the typical contraction of embroideries due to which creates these characteristic creases. Now, storage can also be around the pole
which carries the banner, or in bags, as you can be seen here in this banner kit, which I found on internet, where you can see on top on the right the pole on which the banner is mounted during procession, and the two poles that are used, the three poles that are used to carry it. And beneath, the most interesting part is that they have a bag for the storage, which means that the banner is folded just like a handkerchief, a sheet, or a tablecloth, with severe color loss each time. And how often have these banners been used and brought in procession with sometimes very unfavorable climate conditions, where on windy days they can get tangled up in trees, and they fold, they fly up in the air, as you can see. So it's a very risky moment, and these paintings have often reached us in the same conditions of the Procaccini painting that is going to be restored by the Veneria Reale. In my personal experience, I have often worked on silk double-sided paintings, and these have reached us in very poor conditions, mostly because of the severe deterioration which naturally hits silk. The weft threads of silk give way, and the warp threads are left completely free, as in the image on the left. And they show up as lots of little cuts that cut through the whole surface. That's the typical appearance of a degraded silk. Now, when the objects I treat are for 80% of the surface covered by a paint film, I treat them like paintings. When they are for 80% of the surface covered, not covered by a paint film, i.e. the silk is exposed, I treat them like a textile. So on the right you can see a normal lining, a transparent lining treatment done on the silk object using a polyester fabric commercially known as Tetex, which is very transparent and very light, and Beaver film. Here you can see it reactivated on a hot table, whilst when the silk is for 80% exposed and not covered by a paint film, I use a technique which comes from the textile conservation field, which is the self-couching stitch. In these cases, a thin polyester fabric is laid over the painting, and it's fixed to the painting using this particular stitch. You can see the red line. The red line is a tear, or one of those weft threads that gives away. It's the same thing. And the black lines are the very loose stitches, very long stitches, which are created over the warp threads or over a tear. And the little green points are very small stitches which fix these black stitches either on the warp threads or on the rest of the surface, which is still intact. On small paintings, or on small damage on large paintings, I have often used end-to-end gluing, mostly with cellulose-based adhesives and sometimes with epoxy resins. Here you can see a double-sided painting which casually became a double-sided painting. This is the image on the far right was the front of the painting, but the painter decided while he was making the painting that he preferred the reverse side, so he took it off the stretcher and turned it upside down and finished the central image. So now we have a portrait on the front and the back, so it is now a double-sided painting. And when it was stabbed and vandalized, and here you can see the image of the detail of the stabbing, I had to mend these tears, and I used a cellulose-based adhesive and just magnets to hold the tear in place while they were drying. Large paintings are a total different manner, and totally different matter. And I must say that most banners are very large. They are approximately 4 square meters. Some are even larger, and they can be very heavy. And so they have to be treated in a completely different way. Here you can see on this image how the painting broke away from the upper edge, because that is the area where most of the weight is supported from the upper edge. In this second image, you can see that the weight is actually carried by the upper part of the painting. This is the banner, an illustration of the banner, and tears, as usual. The area marked out in the darker color, A,
carries the whole full weight of the banner, 10 kilos in this example. Area B only carries 8 kilos, area C only carries 5 kilos, and so on until we reach area E, which carries no weight at all. It's totally free of weight. Which in fact means that if we do any treatment, any local treatment, anything we do on the surface must be differentiated. We must bear in mind this difference. The whole surface cannot be treated in the same way. There's a lot more tension on the upper part than in the lower part. Now, in the past, a lot of paintings were just patched up or lined and pulled onto stretchers and exhibited within frames, like in this case. But personally, I am very attached to the idea that if a painting was born with a function, we must try to preserve this function as part of the value of a painting. Just like if you restore a clock, you don't only restore the aesthetics of clock, you also want to hear it tick and chime. So I have taken a look at what is done in the departments of textile conservation and leather conservation, because they have something in similar, which is similar to banners. They both have bidimensional objects which are not pulled onto stretchers. Now, in the leather department, as you can see here on this slide, they do something very interesting. They apply strips of metal to the edges of the painting or the piece that they have to exhibit, and the metal is attached to the board thanks to magnets which are applied to the board in these tracks with springs that allow movements in climatic changes. This can of course be very useful if we want to use the banner in procession, because it can be removed, brought in procession, and quickly re-exhibited in good conditions. And from the textile conservation instead, I would like to try and transform the stitching in the self-couching stitch into something we can use on a painted surface. We obviously can't use stitching with a thread and needle on a painted surface because we're damaging it, making holes on it. But we can glue threads onto the surface. And as you can see on the image on the left, a very thin thread is glued to the surface on the left. A thicker thread is glued to the surface in the central image, and a still thicker strip of polyester fabric is glued to the surface on the picture on the right. These images show that the three cases can both be almost completely transparent and may be not too disturbing over a painted surface if we want. So bearing this opportunity in mind, I constructed a small project which is based on a first stage, which is the simple re-adhesion of torn areas. And these can be of course held together either with epoxy resins, cellulose based resins, small patches of polyester, or these threads glued over the surface. Then a grid of threads or polyester strips has to be glued over the whole surface, leaving exceeding edges on the upper, lower, and both and sides. These points that exceed the size of the painting will be used to stretch the painting out, and using only these threads that cross through the whole painting, the original support won't have to support any kind of excessive tension. Extra threads can be placed over areas which we consider particularly delicate or requiring further strength. So threads that exceed the painting on the upper edge can be tied over the procession pole. The threads exceeding the sides along the left and right side can be attached to a constant tension system. The threads exceeding the size of the painting along the lower edge can be attached to calibrated weights. And this is the final project shown, with the upper pole along the upper edge attached to the threads, weights attached to the lower edge, and a constant tension system along the sides, which should be easy to attach and to detach so that the banner can be taken into procession
and re-exhibited property. Now, this is, of course, an experimental phase of this project, and I'm very grateful for the organization of this Congress to having given me the opportunity to show it, hoping that it can be of some use to somebody and maybe developed further. Thank you very much for your attention. Thank you for your contribution. And now it's time of Cesare Pagliero from Cuneo in the northwest of Italy with his video, The Processional Banner of the Assunta di Savigliano and Other Cases, Observation Regarding Materials and Intervention Techniques. In questa breve presentazione ho scelto di illustrarvi due casi che testimoniano l'esperienza maturata su questa tipologia di opere dipinte su entrambi i lati. È noto a tutti coloro che operano in questo settore che in casi del genere le scelte tecniche e operative non risultano semplicemente raddoppiate ma amplificate per l'assenza di una superficie che generalmente viene considerata secondaria o all'occorrenza di sacrificio estetico per la migliore valorizzazione di quella anteriore dipinta. Credo che due tipologie di degrado su tutte presentino delle difficoltà superiori: la presenza di tagli e lacerazioni e la presenza di distacchi e sollevamenti degli strati pittorici su entrambe le facce. Ho scelto come esempio per il primo caso il gonfalone realizzato nel 1789 da Giuseppe Chiantore per la Confraternita dell'Assunta in Savigliano. L'ho considerato significativo perché si tratta del primo lavoro di questo tipo che mi sono trovato a fronteggiare ormai 13 anni fa e per la possibilità che ho avuto in questi anni di verificarne periodicamente le condizioni conservative. Per l'uso cui era destinata si tratta di una tela di grandi dimensioni, 280x200 cm, sormontata da una cimase in legno intagliato e dorato. Lo standard era stato utilizzato fino agli inizi degli anni 60 del secolo scorso, quando già versava in condizioni di deterioramento piuttosto avanzato per la presenza di lacerazioni rabberciate con rammendi improvvisati e grossolani e con l'applicazione di toppe ridipinte. Il gonfalone è rimasto poi accantonato maldestramente nella sacrestia della chiesa fino al 1986, arrotolato su se stesso. Liberato dalla cimasa, venne quindi ricoverato nei depositi del Museo Civico fino al 2006, disteso fra due piani di multistrato. Il danno maggiore era costituito dalle numerose lacerazioni della tela e dalle deformazioni del tessuto di supporto. Le lacerazioni erano diffuse, ma la più grave problematica era situata in alto e attraversava tutta la larghezza con una doppia diramazione verso il basso. Per pochi centimetri di tela rimanevano collegate solo le due estremità. Immagini in luce ardente sono esplicative. Le parti separate avevano assunto nel tempo delle deformazioni indipendenti, a cui contribuiva anche la flessione assunta dall'asta lignea. Il restauro non intendeva snaturare l'aspetto di apparato effimero da transito, seppur destinato alla musealizzazione, posizionandolo in modo verosimilmente analogo a quello che poteva avere in chiesa o in sacrestia nei lunghi periodi di inutilizzo. Un sistema di tensionamento elastico doveva mantenere il gonfalone in posizione orizzontale, cercando di assorbirne le sollecitazioni e ridurre la trasmissione delle lacerazioni suturate. Rimosse le frange, l'intervento di riappianamento delle deformazioni, di riaccostamento dei lembi e di saldatura delle numerose lacerazioni è risultato assai complesso, considerato che alcune risultavano variamente e progressivamente distanziate. Per ottimizzare il risultato è stato necessario separare le estremità della grande lacerazione trasversale ancora unite per quei 4-5 cm in modo da lavorare indipendentemente sulle due parti svincolate. Il razionamento è stato effettuato mediante strisce di tessuto poliestere aderito al perimetro dello stendardo e lungo i margini della lacerazione trasversale, tagliandole a fasce in modo da poter agire in modo settoriale verso un telaio interinale in legno costruito intorno al piano della tavola calda a bassa pressione. Contestualmente abbiamo cercato di conferire una maggiore plasticità agli strati pittorici e alla tela mediante l'umidificazione controllata, l'azione contemporanea del calore, massimo 45 gradi, e della depressione. Nel tempo sono stati eseguiti dei test con vari tipi di adesivi per verificare il grado di tenuta che si potevano garantire in vista di un'adesione puntuale e di testa nelle lacerazioni. Intorno non c'erano larghe cadute di colore tali da permettere l'adesione di un sottile tessuto di rinforzo e collegamento, occultabile successivamente con la stuccatura.
Le prove eseguite non hanno assolutamente un carattere scientifico, ma nella loro modesta approssimazione sono state utili nell'indicare dei dati di resistenza al carico, considerato il peso complessivo dello standard di circa 9 kg. Per eseguire i test sono state ritagliate strisce di tela da un vecchio dipinto destinato alla spazzatura, larghe 5 cm e lunghe 15, tagliate poi a metà e saldate lungo la linea di accostamento con 7 tipi di adesivi diversi di natura sintetica. Ammetto che per una conoscenza personale allora poco approfondita venne scartato a priori il sistema messo a punto e divulgato da Winfried Eiber mediante colla di storione e amido di frumento, poiché ritenuta troppo debole e di scarsa garanzia anche in vista di una stuccatura con leganti a base acquosa. Inizialmente erano state condotte delle prove di trazione mediante carichi progressivi esercitati da un dinamometro di precisione, ma l'assenza di una lettura in continuo ha determinato un esito fallimentare. Pertanto sono stati nuovamente rifilati i campioni, incollati, procedendo poi ad appendere dei pesi noti e osservarne il comportamento a distanza di mezz'ora, di un'ora, due, tre, fino ad alcuni giorni, procedendo quindi con l'aumento dei pesi e le opportune valutazioni. Nella tabella che segue si può osservare una sintesi dei risultati registrati. Per vari aspetti il Bostik Tessuti, resina acrilica in dispersione acquosa a pH 7,5-8, ha soddisfatto i requisiti ricercati. Ottima resistenza, buona elasticità, unita a una buona lavorabilità sia con piccoli pennelli in forma più diluita per una penetrazione in profondità nelle teste dei filati, che con specilli e microspatoline per la sutura con resina più concentrata. Anche se i test avevano fornito indicazioni rassicuranti e una resistenza fino a 15 volte superiore al peso dello standardo, allora prevalse il timore che il ritorno di eventuali tensioni residue e alla lunga anche il peso potessero imporsi sulla resistenza dell'adesivo. Ritenemmo quindi più sicuro procedere al rinforzo della sola lacerazione trasversale con una stretta striscia di tessuto poliestere Tetex 4.0 in colore sulla faccia secondaria, anche se alla fine lo spessore è davvero limitatissimo, risulta quasi impercettibile. L'adesione è stata effettuata trattando precedentemente il tessuto con una soluzione di polvere di poliamide in etanolo e provvedendo poi ad aderirla con la spatola del termocauterio. Di tutte le operazioni eseguite sullo standardo è quella che ad oggi non rifarei. I motivi sono diversi, innanzitutto perché contraddice gli esiti della sperimentazione che erano decisamente rassicuranti. Aderendo a porzioni di colore originali, un elemento aggiuntivo di più difficile reversibilità nel caso di bisogno. Considerata la possibilità di effettuare controlli periodici nel tempo, sarebbe stato più saggio rimandare eventualmente ad un momento successivo la scelta di questo rinforzo o di altre soluzioni. Certo sarebbe stato spiacevole dover rilevare dei cedimenti, ma riconosco che a volte veniamo sopraffatti dall'ansia di un giudizio negativo qualora si profili la necessità di rettificare un intervento, optando quindi per soluzioni anche più invasive e sovradimensionate del necessario, come in questo caso. Per poter scaricare omogeneamente il peso del dipinto non si poteva più fare affidamento sull'asola originale in quanto irreversibilmente arcuata verso il basso, per cui è stato deciso di tagliarla nella parte superiore, regolarizzandone la forma con tagli perfettamente paralleli fra loro. Per le stuccature è stato impiegato un impasto di gesso e acqua al 500 al 10% in acqua, ritenuto più elastico ed eventualmente riplastificabile con il termocauterio. Abbiamo ritenuto valida la soluzione di predisporre un sistema di controllo dello standard in direzione orizzontale, creando lungo i lati verticali delle asole di tessuto poliestere aderite mediante beva film ai bordi laterali della tela, che inglobano delle stecche in alluminio che a loro volta costituiscono l'elemento cui agganciarsi per tensionare lievemente la tela e distribuire in modo uniforme il carico. Sulle stecche sono poi state applicate a copertura sia i bordini che le frange. Il tensionamento è stato effettuato mediante fili di nylon trasparenti e indeformabili del tipo da pesca, agganciati alla stecca in fori eseguiti a distanza regolare, 20 cm, e tensionati mediante delle singole molle a trazione in acciaio inox, inserite e scomparse nelle aste laterali di sostegno e regolabili nel carico mediante un dinamometro sulla parte esterna, oppure attraverso il rapporto diretto allungazione carico conosciuto. È stato scelto un tipo di molla con una costante elastica piuttosto alta,
in modo da permettere delle risposte sensibili anche a piccole variazioni di tensione richieste dalla tela. Le aste verticali sono costituite da un tubolare di ferro in cui è stato inserito un cilindro di legno, utile a irrobustire la struttura e accogliere le sedi delle molle e del sistema di fissaggio a registro. Il lato inferiore non è stato ritenuto necessario un tensionamento verso il basso, poiché può essere sufficiente la forza peso della tela dipinta. La visione del retro dell'opera è possibile, oltre che per una stampa di dimensioni apprezzabili, per la presenza di due specchi fissati al muro retrostante. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di problematiche, ossia la presenza di distacchi e sollevamenti degli strati pittorici su entrambe le facce, ho scelto un lavoro eseguito su un altro standardo del XVIII secolo. Come si può vedere nelle immagini, il cosiddetto lato dell'opera era stato sacrificato per il montaggio su un telaio di forma tradizionale con due traverse a croce. Se questo presentava innumerevoli segni di percolazione d'acqua, la faccia principale raffigurante la processione del Corpus Domini manifestava una serie innumerevoli di cadute causate da un evidente indebolimento dello strato preparatorio. La ridottissima presenza di vernice aveva fornito l'aggregazione dello sporco alla pellicola pittorica, che risultava più facilmente rimovibile con l'impiego di sistemi acquosi. Tuttavia, il precario stato di adesione non permetteva di operare la pulitura con sufficiente sicurezza per il rischio di perdite di colore. Come consolidante è stato quindi scelto un materiale idrosolubile che permettesse in seguito di condurre una pulitura ancora con sistemi acquosi. L'uso di resine sintetiche in soluzione di solventi organici avrebbe fissato ulteriormente lo sporco alla superficie, alterando gli originali parametri di solubilità, rendendo molto più difficoltosa la rimozione. L'operazione è stata eseguita predisponendo due telai interinali in legno, su ciascuno dei quali è stata tensionata una sottile tela poliestere, in grado di interporre l'opera sandwich per facilitare le movimentazioni fronte retro e le operazioni di consolidamento. Queste sono state eseguite sul piano aspirato della tavola calda a bassa pressione, disponendo su di esso un doppio strato di TNT ed appoggiando uno dei due telai contenenti all'interno il dipinto in forma libera. Considerata la presenza della pittura su entrambe le facce, per agevolare la veicolazione del consolidante all'interno della tela nel modo possibilmente più capillare ed esteso possibile, il dipinto è stato disposto con la superficie più lacunosa verso l'alto. Come consolidante è stata scelta una colla di coniglio 1:18 addizionata di resina Aquazel 200 al 12% sul peso secco, avente una funzione plastificante ed elasticizzante del collagene naturale, oltre alla caratteristica di essere idrosolubile e con una viscosità che si abbassa con una temperatura superiore ai 40 gradi. L'applicazione è stata fatta con sufficiente abbondanza pennello, mantenendo il piano della tavola calda ad una temperatura di 40 gradi, in modo tale da evitare anche la gelificazione rapida della colla, e con l'attivazione della depressione nel tentativo di richiamare verso l'interno della tela la maggior parte del consolidante possibile. Dopo alcuni minuti di mantenimento in aspirazione, senza copertura dall'alto, sono stati rimossi gli eccessi di consolidante dalla superficie del colore, è stato quindi sostituito il TNT e il dipinto è stato nuovamente disposto sul piano della tavola aspirante, procedendo in questo caso alla copertura con un Melinex che ha innalzato il valore della depressione. In questo modo e con massaggi della superficie operati con le mani sono stati distesi e adagiati i sollevamenti della pittura, ottimizzando la loro adesione alla tela con la successiva asciugatura sempre in condizioni di depressione. In questo caso il montaggio dell'opera è stato effettuato attraverso una struttura perimetrale con funzione di telaio di sostegno e cornice, all'interno della quale è stato predisposto il sistema di tensionamento elastico a molle. La cornice in legno di tulipie è costituita da due metà accoppiate fra di loro e predisposte con una sede destinata ad alloggiare su ciascun lato un prolungamento della tela dipinta, terminante con un asolo in cui è stato inserito un tondino di acciaio che servirà ad agganciare le molle e a distribuire omogeneamente il carico. Lo stendardo è stato montato sul fianco di un pilastro che separa la navata centrale da quella laterale destra. Alessandro, I think you were muted. Sorry. Okay, let's go on with the video of
Paola Sannucci, Director of the Restoration Laboratory at Territorio Regione Lazio, with her speech on conservation in the countries, the case of the Laboratorio di Restauro per il territorio della Regione Lazio. Buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi. Siamo nel laboratorio di restauro per il territorio della Regione Lazio e io sono Paola Sannucci, da svariato tempo alla sua direzione, e con me sono Maria Rosa, Anna e Ottavio che si occupano del settore dei dipinti. Questo laboratorio ha una strana storia, nasce 40 anni fa dietro a un illuminato progetto di creare territorialmente delle strutture di natura pubblica, cioè gestite nello specifico dalla provincia di Viterbo, per intervenire per la conservazione dei territori provinciali. Quello di cui si occupa questo laboratorio sostanzialmente sono le opere che non ricadono sotto la tutela dello Stato, ma si occupano delle proprietà degli enti locali, delle parrocchie. Per riflettere il carattere delle opere territoriali, ovvero della provincia di Viterbo, sono stati creati soltanto tre settori di intervento, che sono i dipinti, che sono un genere di grandi dimensioni, le ceramiche e la carta e materiale membranaceo. In questo laboratorio, sempre in questo progetto estremamente illuminato, sono stati selezionati i restauratori provenienti dal territorio e sono stati formati ai più alti livelli standard della conservazione. E questo viene dimostrato dal fatto anche che nel corso di questi 40 anni sono state restaurate più di 3.000 opere provenienti dal territorio. E questi restauratori sono particolarmente abili, devo dire, nel trattamento dei supporti su tela, facendo foderature di natura tradizionale, foderature con materiali sintetici, ma anche con interventi che oggi sono più consigliati quando è possibile, quando l'opera lo consente, di minimo intervento. A proposito dell'intervento che verrà fatto, che è stato fatto sui 6 stendardi che sono stati restaurati in questo laboratorio, devo dire sono enormi, quello del Museo Civico di Viterbo è enorme, ma sempre da Viterbo ne sono stati restaurati altre due, e gli altri provengono da Caprarola, da Sutri e da Civita di Bagnoregio. Gli interventi su questi stendardi saranno trattati da Giorgio Capriotti, che era il precedente direttore e che ha seguito il loro restauro. Io invece mi limito a raccontarvi di questo, dell'attività di questo laboratorio, che appunto è molto legata al territorio e che ha una caratteristica oltretutto particolare, perché noi non ci pensiamo, ma rispetto alle opere che si trovano nei musei, le opere che vengono al territorio hanno problematiche molto molto diverse da quelle museali. I dipinti che vengono dal territorio sono in genere, presentano problematiche un pochino più complesse, perché normalmente la cura delle opere delle parrocchie viene fatta o dai parroci stessi o da pittori locali o addirittura a volte da chi pulisce la chiesa, e quindi si possono
possono trovare materiali più strani e più complessi anche da individuare. Quando una situazione è effettivamente problematica, noi in genere collaboriamo con altre figure professionali che possono venire dall'università o altri colleghi specializzati in altri settori. Vi ho detto che Giorgio Capriotti parlerà degli interventi specifici che vengono fatti sugli stendardi. Io vado verso la conclusione ponendo l'accento invece su un altro aspetto. Vi ho accennato a questo radicamento capillare verso la terra e la provincia di Viterbo, anche se adesso il laboratorio in realtà è diventato addirittura regionale, ma non abbiamo forse al momento forze sufficienti per coprire tutto il territorio. Ma il fatto di essere molto legati al territorio fa sì che ci si accorge in maniera molto diversa quando noi riportiamo un dipinto al proprietario. È quello un momento già di per sé abbastanza emozionante, però nel momento in cui, e questo l'abbiamo imparato negli anni, noi presentiamo alla popolazione, alla cittadinanza, quello che è stato fatto sull'opera, vediamo crescere nella cittadinanza un entusiasmo per noi del tutto inaspettato. È il momento in cui i cittadini si accorgono che una cosa alla quale forse non avevano neanche mai fatto caso è invece qualche cosa che appartiene alla loro città, loro partecipano della loro città e diventano più consapevoli nel difendere la loro opera d'arte. Questo è un ruolo a carattere sociale particolarmente efficace nei piccoli centri, magari a Roma può essere meno inclusivo, ma abbiamo visto che è anche un modo, il restauro ricopre anche questo ruolo sociale nel quale le persone si sentono eredi del loro patrimonio. Con questo vi ringrazio e passo la parola a Giorgio Capriotti. Thank you so much. Now let's go on with the second live talk titled Among the Crises, Morphology and the Identity of Decay by Giorgio Capriotti. Giorgio? Vediamo se riusciamo. Do you hear us? Giorgio? Giorgio, you have to switch on your mic. Okay. Okay, thank you so much. And this is your time for your talk. Can you hear me? Yes. Okay. You should go to. So the intervention on double-sided paintings falls into one of the competence areas of the Restoration Laboratory of the province of Viterbo, which is the former name of the actual regional Lazio laboratory. During its over 40 years of activity, the experience acquired on several study cases in processional banners has deepened knowledge and physiological behavior on the constituent materials. The project focused on setting up a correct tensioning system on new structures through managing several issues like
re-establish continuity among cuts and tears, preserving the flatness of the support, assume an elastic behavior in equilibrium with the environment, and eventually balance the differences in terms of tension due to the discontinuity between materials and thicknesses. Now let's see some example of the banners that has been restored. Frankly, I have to notice that most of them has been transformed because the use and the transformation from the banners in two sides in double side painting actually most of the time reduce at the condition of a simple painting. And this is the typical morphology of decay, where the deformation due to the previous suture of creases and cuts is very visible, especially in raking light. Again, another example from Caprarola, where again the painting has been transformed in a relined painting, and where the side B of the banner has been achieved, as you can see in the left lower part. Even this from the Civic Museum of Viterbo has been reduced from the original banner to double-sided painting. It seems to be the destiny of this kind of artifacts. Mm-hmm. And especially in this case where the intervention was focused on the very important painting from Baroque Age by Gianfrancesco Romanelli, where the focus of this project has been extended even in the restoration of the copies, because this kind of painting has been replicated by several times because the use and the ruin that has consequences on the material itself. As you can see, in the same church where is the original Romanelli's banner, we have in the back of the wall another untouched replica, still in the original position, still showing the original decay. And then another copy again, always in Viterbo, from the same prototype. This is very huge. Is more than four meter by 2.66 centimeters, where the banner was found that still rolled in storage in a very fragile state of conservation, with his original crossbar, but without his lateral poles and no previous intervention at all. In some details, we can see that the wire fringes weighted down by lead sinkers, they were still present at the bottom. And again, it's interesting to show the morphology of decay when there is no previous intervention of suture. And some cleaning tests that show the result of the cleaning. The final temporary display of this project has been set up in a restoration exhibit promoted by the laboratory in 2001. And given that the distribution of forces in large dimension is very complex, because the total weight, that means canvas, pictorial layers, metal fringes, press on the banner held by the upper crossbeam, the choices adopted were addressed to improve the tensioning of the lower portion without stressing the upper part, and reduce the oscillation by managing the gravity along the sides using spring devices. The project that has been made by Antonio Iaccarino
says that the elastic traction forces of the springs, the elastic constant K, were then selectively adjusted in a decreasing way downward, dividing the length of the banner into five different tensions level, applying from 0.55 to 0.06 Newton by centimeter. Another example of a banner from the territory of the Viterbo area is one belong to the Civita di Bagnoregio, which is the very characteristic village down in the deep of the Tuscia, which is still represented in the side one, the side A of the banner, where it represented the saint of San Bonaventura. So the banner was still rolled and neglected in the sacristy of the church and still had its original crossbeam. And after intervention in the definitive setup inside the church were, in my opinion, a difficult compromise between fruition and invasivity is very clear. In terms of assessing of the situation of the performance of the system of tensioning, we have to see that also there are some reopening phenomena in the lower part because there's the stressing of the wire. Years later from this conservation, I would like to express some consideration on the adopted choices in terms of a critical approach. The search for technological solution to the problems posed by the measurement of the physical forces should be strongly aware about the nature and the significance of this specific type of painting in order not to misunderstand their display expectation. The core of the question lies, in other words, in the functional identity and in the aesthetic status of this kind of painting. First of all, isn't the banner the most representative example of the category mobile painting? The characteristic of this type of bifacial painting, functional to a recto-verso reading, consists in fact in the mobility of their use, which places them in relationship with open external space. The banners held like flags by upper crossbar raised on the lateral poles were free to wave the fringes on three sides during the procession, following step by step the chaotic instability of the walk, creases and waves included. So by the way, it's funny to see that Handel carried this kind of budget is quite similar to the sailing technique, no? I wonder if the restoration project, in its critical awareness, should not interpret this original function and preserve the memory of this identity, unless the definitive modification from banner to double-sided painting is completely achieved. So the question is, have this painting ever been planar according to their iconic function? In all the banners not yet modified into double-sided paintings, the central images are always surrounded by a trompe-l'oeil of curtains with large folds. I don't think this is just a decoration. Must be a formal meaning behind. The large folds and drapery spirals in trompe-l'oeil framing the central image exactly interpret this formal mediation in presenting the banner as a passing epiphany. The status of these atypical objects constantly exposed to the risk of a mutation into double-sided paintings stuffed in artificial context should deserve a different care in order to recognize and preserve the integrity of their meaning. This specific typology between history of art and religious anthropology emphasizes the problem of the framing, which always relates the object to the architectural spatial context. In other words, it becomes a museographic issue. This said, if a framed painting is often placed in relation to the museum's wall, what should be the right context for a mobile banner
if not the void, I mean the external space, apt to the procession. And moreover, in case of displaying a banner not on the wall but in a free space that allows to walk around it, I still wonder if it is critically correct to pursue the concept of constant flatness, applying the same parameters for paintings on canvas, or rather suggest an alternative, a lighter solution of perimetral releasing. In one hand, this will exclude any tension and stress on a potentially fragile support. On the other hand, it will renounce to the utopia of planarity that never actually existed, and after all, in contradiction with the mobile and floating performance of the banner itself. Grazie. Thank you so much for your talk. And next is the video contribution by Francesca Raffaelli from Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento and Martina Bona, conservator. They are going to show the following case study: a complex intervention, restoration of the gonfalon belonging to the church of San Lorenzo Impero di Fassa in Trento. Buongiorno, sono Francesca Raffaelli e dal 92 sono restauratrice nel laboratorio di restauro della Sovrintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. E per quanto riguarda il lavoro che presentiamo, è un lavoro che è stato progettato e finanziato dalla Sovrintendenza nel 2006 e io ho partecipato a questo lavoro come direttore operativo e progettista. Il lavoro però in realtà è stato eseguito dalla mia collega Martina Bona. Buongiorno, sono Martina Bona, la restauratrice del gonfalone settecentesco. Sono specializzata nel restauro di dipinti antichi su tela e su tavola e dipinti murali. Il mio laboratorio è a Trento. Negli ultimi anni mi occupo anche del restauro di arte contemporanea. Il restauro del gonfalone appartenente alla chiesa di San Lorenzo a Pera di Fassa. Il dipinto ad olio su tela raffigura la Madonna con il bambino San Giovannino e altri santi da un lato, lato A, e San Nicola e due angeli dall'altro, lato B. L'impostazione della scena e i tratti stilistici richiamano opere della pittura fiemmese settecentesca. L'attribuzione è a Valentino Rovisi, allievo di Giovan Battista Tiepolo. Del dipinto, rinvenuto in soffitta, ripiegato malamente all'interno di un cassetto e non catalogato, non si conoscono particolari sulla provenienza o l'utilizzo effettivo nella chiesa di Pera. La tela è a trama fitta di medio spessore ed è composta da due teli con cucitura orizzontale. È stata sottoposta a forti trazioni meccaniche che hanno creato grosse lacerazioni con perdita di materiale tessile su tutta la superficie. Al momento del rinvenimento vi era un taglio centrale che attraversava orizzontalmente l'opera, nella slide evidenziato in viola, dovuto presumibilmente alla più recente piegatura. Un altro taglio orizzontale, posto più in basso, di circa 15 cm, e altri tagli che potete vedere segnati in rosso, erano stati risarciti nell'intervento eseguito nel XIX secolo e testimoniato dalla scritta GF di Moena rinnovò l'anno 1862. Si tratta dell'intervento di restauro eseguito dal pittore e restauratore Felicetti, che ricucì alcuni strappi con punto a zigzag molto largo, eseguito con filo di canapa, ricoprendoli poi con stucco rigido e colore ad olio debordante sull'originale, e rinforzò buchi e strappi con carta e con strisce di tessuto, seta, occultate poi da un sottilissimo strato di stucco e colore. Inoltre la tela presentava numerose lacerazioni, strappi, abrasioni, lacune di piccola e media entità diffusi su tutta la superficie ed era molto deformata.
Nonostante ciò, il colore era ben aderente al supporto e la cretatura fine. Le perdite e i sollevamenti di pellicola pittorica erano pochi e di dimensione limitata, salvo attorno alle lacerazioni, le quali si presentavano con bordi irregolari e sollevati e con i fili di trama e ordito sfrangiati. Nella relazione alle analisi chimico-stratigrafiche eseguite in fase preliminare, Stefano Volpin riferiva quanto segue. I fili della tela sono impregnati sopra e sotto dallo strato preparatorio bianco, che risulta essere esteso in entrambi i lati. Le analisi hanno confermato che si tratta di uno strato di calcio e magnesio, cioè una sorta di terra dolomitica e poca biacca, in un medium legante di natura lipidica, cioè olio seccativo. La scelta dell'olio come legante è probabilmente in funzione della particolarità dell'opera, senza dubbio una preparazione oleosa più flessibile, quindi più adatta ad un gonfalone rispetto ad una preparazione con colle animali. Anche la presenza di biacca all'interno dell'impasto potrebbe essere messa in relazione con la natura del legante, viste le proprietà essiccative del pigmento a base di piombo nei confronti dell'olio. Quindi, presumibilmente, l'elasticità della preparazione ha salvaguardato lo strato pittorico, nonostante i danneggiamenti subiti dalla tela nel tempo. Nel 2006, dopo il ritrovamento del gonfalone, la Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici ne programmò il restauro con un gruppo di progettazione e di direzione lavori interno e affidò i lavori alla ditta Sinopia della restauratrice Martina Bona. Le operazioni eseguite prima di affrontare il complesso intervento di ricucitura degli strappi sono state l'appianamento delle deformazioni più accentuate mediante la distribuzione di pesi localizzati, il consolidamento localizzato degli strati pittorici in fase di sollevamento, soprattutto intorno alle lacerazioni mediante applicazione a pennello su carta giapponese di resina acrilica termoplastica Plexisol P550 e leggera stiratura con termocauterio. Asportazione della vernice fortemente alterata con solventi leggermente polari. Asportazione delle ridipinture ottocentesche dello stucco mediante azione meccanica con bisturi e rimozione delle cuciture dei tasselli di carta e di seta. Appianamento delle deformazioni del supporto mediante apporto differenziato di umidità tramite nebulizzazione frapponendo carte assorbenti affinché non si creassero aloni nelle zone deformate. Quindi si è proceduto con il risarcimento delle lacerazioni, dei tagli degli strappi e dei fori, eseguendo per quanto possibile un intervento minimo. Nelle zone con perdita di supporto tessile si sono saldati innesti di tela preliminarmente tagliati dell'esatta dimensione della lacuna, utilizzando frammenti di tessuto settecentesco molto simile all'originale. Nella slide le zone con innesti sono evidenziate in azzurro. La saldatura è stata eseguita lungo il perimetro con adesivo sintetico EVA e tilvinile acetato e mediante l'uso di termocauterio. Vista la quantità e la dimensione delle lacerazioni e delle lacune, si è ritenuto opportuno per dare maggiore resistenza alle riparazioni senza interferire visivamente, eseguire dei rinforzi con strisce di tessuto vela di leone impregnato con la medesima resina EVA. Per gli strappi, essendo rotture lineari della tela, i fili di trame ordito sono stati ricongiunti con saldature di testa con la medesima resina EVA e l'utilizzo di termocauterio. Nei tagli maggiori, quelli che tagliavano orizzontalmente dipinto e che dovevano sostenere maggior peso, sono stati aggiunti alle saldature con EVA dei punti di rinforzo di colla forte senza solventi. Il prodotto vinilico puro al 100% a presa diretta Binden RS Express Binduling, perché si è valutato che il solo incollaggio con EVA non avrebbe avuto sufficiente resistenza.
Terminate le operazioni di risarcitura, si è eseguita la stuccatura delle lacune e il ritocco pittorico delle stesse. Quindi si è presentato il problema della ricollocazione dell'opera, che non aveva più la cornice di tessuto originale e che comunque non avrebbe più potuto essere utilizzata con funzione processionale. Era evidente che già in passato la pesantezza e la rigidità del dipinto, causata dai grossi spessori, aveva creato problemi di conservazione e di utilizzo, come dimostrato nel restauro del 1862. Si è quindi optato per la collocazione del gonfalone su telaio ligneo con cornice che potesse essere collocata a parete con aggancio a bandiera in modo da rendere visibili i due lati. Per poter montare il dipinto sul telaio è stato necessario il rinforzo dei bordi perimetrali mediante l'applicazione a sandwich di fasce di tessuto sintetico 3,100% poliestere larghe 20 cm, adeguatamente trattate con resina Beva 371 film utilizzando il termocauterio. Si è scelto un telaio composto da una parte interna sulla quale fissare il gonfalone, coperta da una parte esterna che funge da cornice, sulla quale sono collocate le viti per la regolazione controllata della tensione. Il dipinto fu quindi riconsegnato alla parrocchia con l'accordo che sarebbe stato collocato in un luogo concordato. A distanza di 13 anni dalla riconsegna, in occasione di questa presentazione, siamo andati a ricontrollare lo stato del gonfalone. Purtroppo abbiamo avuto delle spiacevoli sorprese. L'opera, infatti, forse a causa del cambio del parroco, non era stata collocata dove era previsto ed era finita appoggiata, non in vista, addossata ad una parete della sagrestia dove peraltro vi erano infiltrazioni di umidità e fuoriuscita di sali. Presumibilmente a causa di questa scorretta conservazione o forse in seguito a una inadeguata movimentazione con danni accidentali, alcuni tagli precedentemente saldati si sono nuovamente aperti, mentre fortunatamente tutti gli innesti e le stuccature hanno resistito. Non è facile individuare se le cause di questo nuovo degrado siano da attribuire alla non corretta conservazione o alla metodologia adottata per le risarciture. In ogni caso ci ripromettiamo di indagare più a fondo sulle condizioni in cui l'opera è stata custodita in sagrestia e prevediamo di programmare una manutenzione. Ovviamente ora sarà individuato a priori un luogo di collocazione e ci assicureremo che il dipinto venga, dopo la manutenzione, sistemato correttamente con adeguate condizioni termoigrometriche. Grazie. Thanks for this video. And directly from Aramengo, in the northwest of Italy, not so far from Centro Conservazione Restauro in La Venaria Reale, we have Anna Rosa Nicola, Director of Laboratorio Nicola Restauri. Her video is about restoration of two banners by Bernardino Ladino, checkup of new mending techniques used 36 years ago. Sono Anna Rosa Nicola, mi occupo di restauro ormai da 45 anni, ho iniziato prestissimo, appena terminato il liceo artistico, e a lavorare come aiuto restauratore, garzone di bottega del laboratorio dei miei genitori, lavorando su dipinti su tela, su carta, dipinti su tavola, sculture, affreschi. E ho poi trovato la mia specializzazione nel restauro reintegrativo pittorico, nel restauro di carte e pergamene, per cui ho acquisito l'abilitazione presso l'Istituto di Fotoriproduzione e Allegatoria a Roma nell'83. E dal 79 per alcuni anni sono stata titolare insieme a mio marito di una ditta artigiana che poi è confluita insieme alla ditta di mio fratello e quella di mio padre a formare la Nicola Restauri.
cui sono direttore tecnico dal 1988. E ci occupiamo di dipinti di vario tipo, su vari materiali, dalle cose preistoriche fino all'arte contemporanea, in questo laboratorio che si sviluppa su circa 3500 metri quadrati in questo piccolo paese nel Monferrato che si chiama Armengo. Sono molto grata a Matteo Rossi Doria, al centro della Venaria Reale, per l'invito a presentare una mia esperienza a questo interessante convegno. Spero possa essere interessante per voi. The restoration I will talk about date back to 1984 and 1985 and concern two banners by Bernardino Lanino housed in the Borgogna Museum in Vercelli. I thought it might be interesting to share the experience in order to check up today after 36 years both on the condition of the work and the behavior of the material used for restoration, as well as reevaluate with a critical eye the choices made 36 years ago with a view to a constant improvement. Both banners have the same subject represented on the two painted faces. The first banner, owned by Leone Museo Vercelli, which represents a descent of Holy Spirit, was executed on a thin linen canvas consisting of several sections sewn together and was painted in oil with some gold finishes. The Descent of the Holy Spirit arrived at our laboratory in 1984 in really awful condition. The support canvas was rigid, glassed, and very brittle, and showed numerous tears, folds, and wrinkles. In past restoration, several patches on canvas had been glued onto the painted surface on both faces to hold the tears. Eventually, the patches became unstuck, thus partially detaching the color. It was therefore necessary to soften the support by reducing wrinkles and deformation. To do that, it was necessary to remove the patches that sometimes held the tears in a wrong position. The main problem was to find a way to reassembling everything, join the fragments together and mend cuts and tears, so as to restore the painting to integrity while respecting both faces. Back then, I had recently come back from a refresher course for restorers at the Centro di Fotoriproduzione Legatoria in Rome, where I had taken the qualification exam for the restoration of documents on paper and parchment from the state archives and for the recovery of ancient large-site maps. I had the opportunity to work on large cadastral maps and severely damaged documents and learn highly effective mending techniques performed by using long fiber of Japanese paper. So I made a test joining two small fragments of painted canvas and I saw that mending held up well. We therefore proposed to the then operation manager of the superintendency, Dr. Palastro, to use this method. Given the experimental nature of the intervention, we decided to document it with a video. I think that these images, although the conversion from 16mm film has made them lose some quality, are useful to help understand the technique used. The banner was spread on the work table and the perimeter linen border was temporarily unstitched. The patches were then delicately unglued. Most of them were loosely adherent, even if unfortunately they had already torn the underlying color. A hydroalcoholic solution was used for temporary softening.
and initial solvent cleanings was carried out as far as possible, and the valoparaloid B72 in trichloroethylene was temporarily applied to the painting surface to fix the color and protect the golden parts sensitive to moisture. Today, we would certainly use other consolidants and above all other solvents, considering the toxicity. But in those years, paraloid used the consolidating, fixative, protective medium seemed to be the best product available. After softening the fibers of the canvas and smoothing out the deformation and wrinkles, we temporarily fastened the tears and fragments with a small portion of paper plaster. The detached fragments were very numerous, and consequently, a complex and lengthy task was required to both identify and reposition them correctly in place. Using the same method adopted for the restoration of paper documents, the edges of the tears were joined with long fibers of Japanese paper wrapped in methyl cellulose, to which a small amount of synthetic adhesive was added. Losses of canvas were mended by means of a glade insertion of a canvas as close as possible in texture and thickness to the original canvas, treated with a very light layer of plaster and glue, then varnished so as to give it a consistency similar to that of the banner. We began to work on the most deteriorated side, which, together with the superintendency work management, we had conventionally defined as the back. Length sections were applied to the original canvas in the same way, with long Japanese paper fibers reinforced with the Japanese paper film only on the back, overlapping the original by about 1 centimeter. After that, when it was completely dry, it was possible to turn over the banner. The excess paraloid was removed with the solvent, and the second cleaner was performed. Finally, mendings and canvassing section were toned in with the original. A year later, in 1885, we restored the other banner of the Confraternity of Sant'Anna. It was painted in tempera. The paint layer was very brittle, but the support canvas, made up of several sections sewn together like the previous banner, was in much better condition. It showed only 2 tears of remarkable size in the central part, as well as 4 minor ones closed with small glued patches and a series of nail holes along the perimeter. Unfortunately, however, in 2002, the showcase inside which it was displayed at the museum was hit. The crystal fell to the ground and shattered, tearing many areas of the banner. The tearing were multiple and even quite large. Years after the first restoration, however, we were able to ascertain that, despite the impact, the old mendings had held perfectly. Therefore, we decided to repair the new tears with the same method.
banner was fixed around the perimeter on a stretcher with a micrometrically expandable corners. Finally, it was placed inside a thermohygrometrically controlled case in the center of the room of the museum. The other banner depicting the descent of the Holy Spirit was also placed inside a similar case, but since it has no frame, it was secured along the upper edge and on the side with two plexiglass strips. I have recently gone to Vercelli and carefully inspected both banners after 36 years from restoration. On close examination, I can conclude that, despite some dried-up paint, the intervention carried out so long ago are still keeping the artifact in good condition. Neither shows, at the moment, any need for further action. Thank you so much, Anna Rosa Nicola. And the next live contribution is by Matteo Rossi Doria. He would like to analyze the sustainability in a structural canvas paintings conservation, some consideration related to double side paintings. Welcome, Matteo. I give the floor to you. Can you hear me? Yes, I can. You are in our beautiful capital city, Rome, aren't you? Yeah, sure. It was a beautiful day today. Say hello to Rome. Okay, I leave the floor to you. Bye. Okay, I'm ready. So, good evening to everybody. I had the privilege to look at all the presentations before this meeting. So I asked myself if something was missing as a topic. And I thought that it was useful to make some consideration related to sustainability in the structural painting conservation and related to double side paintings. Because these artifacts require specific projects and adequate cost estimates, long time working times. It's necessary to work in a nice and equipped lab. It's necessary to do efficacy and validity tests, to have an assessment on the environmental conditions, and that any decision we have to consider the religious or social use, and we have to have a special care during transport and installation. So these are the needs of the painting, but what about the needs of conservators? I know I'm challenging a real taboo for our community. Talk about money. And I ask you, is conservation economy an issue that impacts with the decision-making processes? My personal answer is absolutely yes. I'm wondering every day how to be in private practice and fit in fixed prices and projects designed by several institutions and optimize different methods to then get them closer to the needs, to local cultures and different and uncontrolled environmental conditions. This is my first case. It's a nice banner in Viterbo, painted by Domenico Corvi, a well-known painter, artist at those times. And I want to thank Consorzio Roma for giving me the permission to show you these images. But before this, we naturally point down what the main operation involved were: transport, handling, deformation treatment, consolidation, and mounting. And naturally, tear repair, that in this case required 85% of the working hours. This is a sample of a typical Italian document where cost estimates are calculated by square meter, and that area you see, it's related to all the operation involved in tear repair, and you can see the cost there quite low. But at the end, the entire project was something close to 30,000 euro, half of that dedicated to structural conservation. And we estimate almost 500 working hours for this. So you see some math there, and ending with the reality that the working hour, the real cost is close to 20 euros.
Let's get back to my first case. We are in a small church in Viterbo, highly damaged under a structural point of view, and we had a very short time to detach the painting from the altar, to give a look at the painting condition and make some documentation. Also on the strainer and the lining canvas supplied many decades ago. And we rescued the missing parts and fragments that were found behind the altar. And we applied a provisional facing to transport in the security this work of art. In the lab, we easily removed the lining canvas and finally discovered, after 200 years at least, the hidden side. Some details of the surface, where you can see blue paint, over paints, patches that had to be removed entirely from the surface, and to also assess the amount and extension of tears, new and old tears, running all over the surface. It was time to look at the consolidation needs, and we decided to use a 5% Plexisol solution applied with brushes on both sides in a mixture of solvents with cyclohexane and white spirit. And after that, we tried to treat the deformation by using a mix Italian and Japanese tensioning techniques, using the exploiting the futures of these materials, cellulose paper and animal glue, that when they dry, they can provide quite a good tension after even humidification of the work of art. And in this way, when we had a total dry, 95% of deformation were gone. So it was time to turn upside down the banner and provide cleaning on the other side, consolidation, and finally face the main problem, tear mending. And these are it's a short list of my options at those times where you see the materials divided in two different classes. And I tried many other works similar to this, many of these materials. But I also saw during my long career tear repair failures on double side paintings due mostly to low relative humidity values or wrong handling or accidents, as we already saw in the previous presentations. So I developed some concern materials using tear repair, and I saw also that some of them are not really so easily reversible. And I make these really easy drawings where I'm looking where possible failure can happen depending on the material. And the second design on the bottom shows also an area on the edge of the tear that get infused by these materials that are applied at high temperature mostly. And so we have different possible lines of fracture. So I decided to work with an idea to bridge the edges using fibers or thin fabrics. And so the tear repair goes with the fillings that have to have a structural function. So we see a list of fibers that conservators have been using over the years. And you see that the silk is a material that I always liked. And so I infuse Biva with, infuse a silk with Biva. And I can cut small strips shape, and they are has an advantage. They can be nicely shaped, and they have a good capacity to get positioned in the desired area. They have a good strength, no migration. They are fully reversible, and under a sustainability problem, they have an easy application. That means shorter working times. Has a disadvantage, has a high elastic model, like many others materials. But mostly that covers the original surface for 1 millimeter. This is the way I prepare the fabric by applying by brush at room temperature, different concentration and number of application of Biva 371 in a cyclohexane, a very fast drying solvent. And it's something that then I use extensively for tear repair, inserts and reinforced edges.
So this is the way I apply this fabric to the banner, as cutting and shaping it in small strips that were positioned with the hot needles and spatulas on the edges of the tears, exploiting naturally all the areas where the canvas was still showing and going over the edge for 1 millimeter. And this way, we spent 450 hours of tear repair. And adding this with the operation of filling with structural function using gesso, some animal glue with a very high bloom, Plextol B500 to provide some flexibility. And it's possible to addition paper or fabric fibers at the beginning and the first steps of the filling process. So after that, it was time to cover the fillings with a tempera toned similar to the tone of the ground. And here are some images getting close to the end painting and aesthetic or final operation. And this is the one inside of the banner before and after restoration. And only 20 months later, it was possible to collect another small amount of money and ask the Cantagalli family here in Rome to provide a constant metal stretcher with constant tension and a nice way to display it. My second case, it's a beautiful banner painted by Mattia Preti in 1650, and it's preserved in a church in a small town close to Viterbo, quite damp and cold. And why is this case has to do with sustainability? Because the director of the Mir Corsini Gallery at that time, Giorgio Leone, just deeply fond of Mattia Preti, decided to provide an extraordinary maintenance intervention on the banner and to do this inside the museum to have a small exhibition showing the banner after treatment. I want to thank Roberta Nadali for allowing me to show these beautiful pictures. Also, this banner was restored and actually has adapted it to an altar, as you see, in many decades ago, centuries ago, and finally delined and restored by Rolando Dionisi in the 80s. And what you see on the left is the lining fabric with the impression of the hidden side of the banner. Images of the two sides of the banner before restoration and with true passing light showing new tears all over the surface. So we assessed also new tears on the front and corresponding mostly with the old tears and with some palors showing. And this is a raking light images of the fillings and the repairs due in the 80s with epoxy resins. And it was necessary to remove the alterated varnish, all the overpaints, and almost all the epoxy fillings, but leaving inside the inserts that were provided in the 80s. And but reinforcing them with the all strips, and so reinforcing all the new tears, most of the old ones, and all the inserts. That's the result at the end of the treatment on both sides and working always with fillings with structural function and some details of the banner before and after restoration on both sides. I thank you for your attention and I want to dedicate this presentation to the memory of a good friend of mine, Elda Mariotti, who died too young. Thank you so much. Thank you, Matteo. It's time to listen to Pierfranco Nicola, conservator and restorer, with his video about a large processional banner, preservation of its status with magnetic tensioning. Buongiorno. Per tanti anni mi sono occupato quasi esclusivamente di dipinti murali e stucchi. Le tele erano una piccola parte del mio lavoro.
Da qualche anno, invece, i dipinti mobili e le opere lignee policrome rappresentano la parte preponderante della mia esperienza professionale. Questo è il laboratorio dove opero e dove il lavoro di restauro diventa l'espressione ed il nutrimento della mia passione per l'arte. Il dipinto di cui ci occupiamo oggi è uno stendardo processionale di grandi dimensioni, risalente a metà del Settecento, opera di Alessandro Trono. Vediamo la posizione dell'opera prima del restauro, appeso al cornicione del coro, dove ne era sacrificata interamente una faccia. Facciamo un salto temporale ed arriviamo a restauro concluso, l'opera posizionata all'interno della chiesa sul suo nuovo cavalletto espositivo. Qui rimarrà 2 anni, dopodiché verrà riportata nel coro dietro l'altare maggiore. Direi che questa immagine chiarisce meglio di tantissime parole lo stato conservativo generale dell'opera. Facciamo una piccola carrellata di particolari ravvicinati che evidenziano appunto i vari interventi che si sono susseguiti nel tempo sulla superficie dipinta per risarcire ai danni che si erano provocati nel tempo. Un piccolo riassunto della storia conservativa. Diciamo che l'intervento di restauro presentava delle problematiche che andavano analizzate nei loro vari aspetti in modo preventivo prima di iniziare i lavori. Eravamo ben consci che sarebbe stato improponibile riportare il dipinto alla sua funzione originaria. Come del resto era improponibile un ritorno appeso al cornicione con un solo lato visibile. Era necessario un sistema di montaggio che permettesse di apprezzare l'opera nella sua interezza e possibilmente nella sua posizione più consona, cioè verticale. Durante le operazioni di riappianamento della tela abbiamo fatto largo uso di magneti per posizionare e riposizionare i lembi delle lacerazioni deformate man mano che andavamo riavvicinandoli. Ed è da osservando questo che è nata l'idea di un tensionamento magnetico. In questo modo si poteva conciliare la riproposizione estetica di uno stendardo con la tela apparentemente libera con un vincolo nei movimenti dato da una leggera trazione laterale. In questo modo, oltretutto, si evocava anche l'uso per cui è nata l'opera, cioè una tela libera, momentaneamente a riposo, ma pronta per essere portata per le vie del paese nelle processioni. Questo è un provino che abbiamo realizzato su un piccolo modello per vedere se l'idea progettuale era fattibile e meritava di essere ulteriormente studiata. Principali operazioni di restauro: la prima sicuramente la rimozione di tutte le tensioni anomale sul supporto originale apportate dai materiali e dagli interventi che si erano susseguiti nel tempo. Quindi rimozione delle toppe, delle cuciture, in particolare alcune cuciture di lacerazioni erano state realizzate sovrapponendo i lembi, cosa che ovviamente ha portato a nuove importanti deformazioni del supporto. Parte alta della tela, ne vediamo lo stato e in queste immagini il progressive del lavoro di riappianamento della tela, di recupero delle lacerazioni. La freccia gialla mostra una toppa che è stata rimossa dalla sua sede
qui, che vedremo dopo riutilizzata per fare delle prove di materiali. Ed eccola qua la nostra toppa con diverse prove di materiali per la risarcitura sia dei tagli, delle lacerazioni che delle lacune. In particolare vediamo questo uso della poliammide che abbiamo preparato in lastrine caricandola con dei pigmenti in modo da ridurne la trasparenza, ma caricandola anche con un filato di poliestere in modo da ricavarne appunto delle piastrine che potevano essere ritagliate e adeguate alla necessità. In questo caso uno schemino sulle principali materiali utilizzati, mi soffermo solo sulla pulitura che è stata quasi interamente realizzata con soluzioni acquose di citrato d'ammonio, variando poi il pH a seconda dei materiali da solubilizzare. Una carrellata di immagini ravvicinate dei vari interventi, piccole lacune di supporto con innesti di tela, una veduta generale. Qua ci riavviciniamo per vedere questi ponticelli realizzati con una retina di poliestere estremamente sottile che abbiamo ritenuto necessario applicare come ulteriore sicurezza sulla ricomposizione delle lacerazioni, soprattutto orizzontali, quelle sul quale gravava il peso dell'opera, e quelle localizzate sui bordi dell'opera in senso verticale, che quindi erano quelle atte a supportare il tensionamento. Vediamo il verso dopo le operazioni di risanamento strutturale, dopo la stuccatura delle varie lacune, quindi prima dell'integrazione pittorica. Questa è la parte superiore del dipinto, dove la tela originale estremamente infragilita e lacunosa si è reso necessario fare una foderatura con una nuova tela di poliestere per ricostruire l'asola nel quale sarebbe stata inserito il nuovo tensore ligneo. Qui siamo sui bordi laterali dell'opera, anche qui è stato incollato una telina di poliestere per costruire quest'asola, all'interno del quale sarà inserita poi questa barretta di ferro che servirà per il tensionamento magnetico e soprattutto per distribuire in modo uniforme su tutto il lato il carico di tensione. Vediamo il nuovo tensore ligneo, questo è il ferro antico, questo è il ferro di ricostruzione di restauro, questa è l'asola superiore già ricostruita e la fase di ricucitura della passamaneria che va a mascherare l'asola contenente la barretta metallica. Alcuni dei magneti testati ed utilizzati poi nel lavoro, un grafico che ci mostra la forza di attrazione di questi magneti e qua arriviamo ad alcuni particolari della realizzazione finale. L'obiettivo che ci eravamo proposti non era il recupero di una planarità perfetta, diciamo da museale, da esposizione museale, che tra l'altro su questo tipo di manufatto poteva anche risultare poco credibile. Ricordiamo infatti che la tela è stata utilizzata e movimentata per circa 2 secoli. Cercavamo piuttosto il recupero di una superficie sicura strutturalmente, senza tensioni anomale e che avrebbero sicuramente portato ad un nuovo degrado e godibile esteticamente.
Del resto era chiaro che un tensionamento era necessario per controllare la stabilità a seguito dei cambiamenti dei parametri termoigrometrici, per evitare movimentazioni a seguito di spostamenti d'aria, ma soprattutto per contrastare la memoria fisica dei materiali costitutivi, che tendono a riassumere le deformazioni che si sono create ed assestate nel corso di svariati decenni. E questo anche se sembrano risolte in fase di restauro. Una carrellata del prima e del dopo, diciamo che il tensionamento magnetico si è rivelato essere non invasivo, si presta ad essere aggiornato, ad esempio variando la distanza tra le superfici interessate dal magnetismo o addirittura sostituendo agevolmente i magneti con altri di diversa forza di attrazione. Se nel tempo dovesse risultare dimostrare di essere inefficace, potrà essere sostituito da un nuovo sistema elastico, ad esempio con dei fili di nylon. E mi piace qui rinnovare il mio grazie ai colleghi per la bellissima esperienza di collaborazione. Thank you so much. And so we are mostly there. We still have 3 videos to watch and a live talk. I would like to remind you how to get in touch with us, so you can post your questions in the Q&A space that is on the bottom on Zoom, and simply typing hashtag the surname of the speaker that you want to address the question. And at the end of today, we are going to answer to 2 questions. And you can find all the other answers on our website at the end of this event on the 25th of November. And the last day, you find as well a moment for Q&A's live questions. So keep in touch and stay with us and save the dates for the next week. After the last video that we have just watched, we have the one by Rolando Ramaccini and Bruno Roberto Bruni from COBECO, Cooperativa Beni Culturali, with their video about the Umbrian processional banners painted on canvas on both sides. Sì. Nei musei locali umbri sono conservati alcuni stendardi processionali bifacciali realizzati su tela tesa su cornice perimetrale lignea che funge anche da telaio di tensionamento. Risalgono ai secoli XIV, XV e XVI e vennero generalmente commissionati a pittori umbri da confraternite ad uso delle loro attività assistenziali. Questa tipologia sembra derivare e si affianca ai corrispondenti stendardi processionali bifacciali realizzati su tavola. Sono stati realizzati tensionando una tela, solitamente di lino ad elevata riduzione, su una cornice perimetrale lignea, costituita in genere da un telaio ad incastri angolari fissi e da listelli inchiodati su uno o entrambi i lati del telaio a bloccare la tela. L'insieme veniva poi abbondantemente preparato a gesso e colla, dorato a foglia nella cornice, nei fondi, nelle aureole, e dipinto a tempera nelle rappresentazioni figurate, impiegando disegni preparatori, incisioni dirette, tutte quelle accortezze tecniche che ritroviamo nei coevi dipinti su tavola. Rappresentano evidentemente una soluzione di maggiore praticità di trasporto durante le processioni e di migliore resilienza alle inevitabili variazioni termoigrometriche a cui venivano esposti. Presentiamo alcuni casi su cui siamo intervenuti e che inevitabilmente riflettono materiali e tecniche in uso al momento dell'intervento, ma che a distanza di tempo hanno dato generalmente una buona prova di sé. Il più antico è conservato presso il Museo Capitolare di San Rufino ad Assisi e proviene dall'oratorio della Fraternita di San Francesco, detta di San Leonardo, ed è stato realizzato tra il 1377 e il 1378.
raffigura da un lato San Francesco in gloria e angeli, adorato da disciplinati, e dall'altro, in alto, crocifissione, e in basso stimmate di San Francesco, San Leonardo e devoti. È stato dipinto da un pittore anonimo assisiate denominato Maestro del Gonfalone di San Leonardo e misura centimetri 144x101. Siamo qui intervenuti con un primo intervento conservativo nel 1983 e con uno più completo nel 1990-91. Straordinariamente conserva la cornice telaio originale con un interessante sistema di bloccaggio della tela. Questa, costituita da due teli di lino cuciti in verticale, è bloccata con un listello inchiodato in un apposito incasso presente nel lato interno della cornice telaio e poi ne riveste interamente la superficie a mo' di impannatura. Sottoposto a diversi restauri, anche in antico, per ricostruire ad illusione ampie porzioni andate perdute, presentava alcuni strappi della tela lungo il perimetro in prossimità dello spigolo interno del telaio di difficile trattamento. Giovanni Mancini nel 1964 aveva applicato alcune garze in corrispondenza delle lacerazioni, ancorandole con colla animale sulla tela e, ove non possibile, sopra il colore originale, poi stuccate e reintegrate ad illusione. Sfruttando la ridotta sezione della cornice telaio e la sua ridotta resistenza meccanica causata dal degrado, ottenne un sommario tensionamento dell'insieme collegando la cornice telaio con barrette filettate passanti in fori praticati sullo spessore, regolabili con dado e controdado, ad un sostegno perimetrale esterno costituito da uno scatolare in ferro munito di cerniere a fini espositivi. Per migliorare sia funzionalmente che esteticamente la soluzione adottata, una volta eliminati i materiali di restauro, si sono rimosse, con l'intervento di Roberto Saccuman, le porzioni di legno che coprivano la tela in corrispondenza delle lacerazioni, per permetterne la riparazione e successivamente sono state riapplicate. In alcuni tratti si è dovuto staccare e sollevare la tela con la doratura che riveste il telaio per consentirne l'operazione. La tela, nei pressi delle lacerazioni, è stata consolidata con beva e le stesse lacerazioni saldate con punti di araldite, impiegata anche per la saldatura dei margini dei necessari inserti. Il sistema di sostegno tensionamento è stato migliorato sostituendo le barrette filettate con un tirante ancorato con boccole a legno esterno ed ospitato all'interno di un nuovo profilato perimetrale in alluminio regolabile dall'esterno. Nello stesso periodo ci siamo occupati di un analogo manufatto acquistato dalla Cassa di Risparmio di Foligno sul mercato antiquariale e ora conservato nella Pinacoteca Comunale di Palazzo Trinci. Di provenienza sconosciuta è opera di Niccolò di Liberatore detto l'Alunno ed è databile poco oltre la metà del XV secolo. Misura centimetri 115x84,5 e raffigura da un lato il Redentore, la Vergine ed una confraternita, e dall'altro in alto la crocifissione e in basso San Francesco e Santa Chiara con al centro un beato. La tela era montata su una robusta cornice telaio di restauro e presentava, oltre a problemi di carattere estetico, una ridotta adesione della preparazione al supporto ed una mancanza nell'angolo superiore sinistro. Il consolidamento delle pellicole pittoriche fu risolto con la velatura delle superfici con carta giapponese e colletta inquadrati da 10x10 cm e successiva stiratura a caldo. Successivamente fu rimosso meccanicamente il listello interno della cornice che bloccava su uno dei due lati con una fitta serie di chiodi il margine del dipinto dello stendardo e rimossa la tela dalla cornice. L'esiguo spessore del margine non dipinto, variabile da 12 a 16 mm, e il suo stato di conservazione hanno determinato l'applicazione a sandwich di due strisce di garza poliestere alta 2 cm, precedentemente collate con Movilit DM4 e DM5 mediante stiratura a caldo. La mancanza in alto a sinistra era stata precedentemente risanata con un inserto di tela di analoga riduzione fissata per testa con gocce di araldite. La tela, così rinforzata, è stata montata su una struttura progettata da Franco Rigamonti, costituita da un telaio esterno a tensionamento automatico collegato alla tela per mezzo di aste di alluminio forate
che abbracciano la porzione di tela non dipinta e rafforzata e strette con bulloncini. L'insieme è stato poi montato su una struttura espositiva in metallo che nasconde il meccanismo di tensionamento. Tra il 1986 e il 1993 ci siamo occupati dello standard della città di Gubbio, dipinto ad olio su tre teli di lino cuciti verticalmente da Sinibaldo Ibi nel 1503 e conservato presso la Pinacoteca Comunale nel Palazzo dei Consoli, in una cornice contenitiva monumentale in legno dorato risalente al secolo XIX. Misura centimetri 196x168,5 e rappresenta nel retto la Madonna della Misericordia e nel verso il patrono di Gubbio, Santo Baldo. L'intenso uso processionale deve aver provocato le numerose vaste lacerazioni che sono state riparate già in antico con grosse cuciture mascherate con fogli di pergamena incollati sul colore originale, le vaste ed invasive ridipinture ad olio, la modifica dimensionale con l'aggiunta di una tela molto più rada cucita lungo i bordi, ospitante la cornice decorativa, e la conseguente sostituzione della cornice telaio originale. Rimossi tutti i materiali di restauro ad eccezione della cornice decorativa, le lacerazioni presenti sono state saldate con resti di epossidica, come anche gli inserti nelle mancanze. I margini non dipinti, appartenenti alla tela aggiunta, sono stati serrati tra barre zigrinate di alluminio strette da clips modificate e collegate a tiranti, ospitati all'interno di un telaio in alluminio scatolare, la cui tensione è regolata attraverso molle. Un altro stendardo dell'alunno, eseguito nel 1462 per la confraternita di San Crispino ad Assisi ed oggi conservato nella Pinacoteca Comunale, ha richiesto un intervento più complesso tra il 2000 e il 2001 a causa delle vicende conservative che per un accentuato degrado del verso avevano in antico determinato la separazione della pala dalla cimasa e l'incollaggio di quest'ultima su un tavolato. La pala misura 184x128 cm e raffigura nel retto la Madonna della Misericordia con San Francesco e Santa Chiara e nel verso San Biagio in trono tra San Rufino e San Vittorino e storie di San Biagio. La cimasa, in origine cuspidata, misura 163,5x79,5 cm e raffigura la Crocifissione nel retto e l'Annunciazione nel verso. Agli inizi del Novecento la pala era stata inserita in una nuova cornice telaio, invasiva nel verso, a sostituzione di quella originale che su questo lato doveva presentare una traversa tra le due scene. Lo stato di generale decoesione della pellicola pittorica e le accentuate deformazioni della tela hanno richiesto, dopo la preliminare pulitura, la rimozione della cornice telaio e una laboriosa operazione di distruzione meccanica del tavolato, un consolidamento generalizzato eseguito con Plexisol P550 e una riduzione delle deformazioni mediante leggera umidificazione e trattamento su tavola a caldo. Eseguiti i risanamenti delle lacerazioni ed applicati gli inserti nelle mancanze, sempre impiegando resina epossidica, sono stati ulteriormente consolidati i margini dei dipinti con Beva 371 e rinforzati con una foderatura di tela di lino saldata su entrambi i lati con Beva Film. Questa è stata poi cucita esternamente per realizzare un canale dove alloggiano i tondini d'acciaio su cui scorrono delle carrucole collegate ad un nuovo telaio perimetrale esterno in alluminio con tensionamento automatico a molle progettato e realizzato dall'Officina Sabatini di Spoleto. Un caso risolto solo parzialmente risale al 1996 e riguarda lo stendardo conservato nella Pinacoteca Comunale di Todi e proveniente dalla Chiesa della Trinità. Risale ai primi decenni del XVI secolo, è attribuita a Giovanni di Pietro detto lo Spagna e raffigura la Trinità su entrambi i lati
e dipinta con colori ad olio su tela di seta. Misura 130 x 97 cm ed è rifilato su tutti i lati secondo il perimetro delle figure, perché nel Settecento era stato foderato, ingrandito e arricchito con i simboli degli evangelisti agli angoli e con l'allegoria del mondo dominato dal demonio. Per ragioni economiche e di tempistica rispetto all'inaugurazione del nuovo allestimento della Pinacoteca, ci siamo dovuti limitare a bloccare le lacerazioni più gravi, riaccostandoli i lembi e bloccandoli con striscioline di Stabiltex precedentemente collato con Movilit. L'esposizione è stata al momento risolta dagli allestitori in modo poco soddisfacente, costruendo una baghega orizzontale in cristallo e posizionando al di sotto uno specchio che permette la vista della faccia poggiata sul piano. Infine, una variante rappresentata da uno stendardo di diversa tipologia, conservato presso la Pinacoteca Comunale della Roccaflea di Gualdo Tadino, di dimensioni contenute, 91 x 46 cm, è dipinto a tempera da Matteo da Gualdo nel 1486 e raffigura Madonna orante sul lato e una Assunzione della Vergine sull'altro. È costituito non da una, ma da due tele di lino montate a circa 2 cm di distanza sulla cornice telaio perimetrale cuspidata e innestabile su bastone. Un restauro non datato aveva smontato le due tele dalla cornice telaio, le aveva foderate entrambe perché lacerate e lacunose e le aveva inchiodate sulla cornice telaio originale bloccandole con due lisselli sottili di legno poi dipinti. Il nostro intervento, eseguito nel 2002-2003, si è quindi limitato ad operazioni di carattere sostanzialmente estetico. Thank you so much. As I said at the beginning of these structural treatments on double-sided painting event, now it's the moment of the second session about mechanical properties with a live talk with Antonio Iaccarino Idelson, co-founder and CEO of Equilibrarte, and Carlos Serino, co-founder of Equilibrarte and conservator, with their talk about the uses of elastic tension for double-sided paintings. Technical solution. Can you hear me? Yes, I can hear. Yes. Okay, it's your time. Okay. Enjoy your talk. Okay. Okay. Perfect. So, I have added some captions in Italian just for extra help. Basically, I'm going to talk about tension for double-sided paintings and technical solutions that we have been using over the last almost 20 years. So, all master's paintings were nailed on inexpansible strainers, and as you can see, there was no, as everybody knows, there was no possibility of changing, adjusting tension over time. This is because, mostly because, animal gelatin glues and canvas and the wood of the strainer sort of kept the painting as a closed system, which was always in equilibrium with the environment. And this meant that with medium to low RH, tension was often enough until damages occurred. Corner expansion stretchers, as we call them now, are most probably, most likely to restorers stretchers. So they were invented during the conservation era and appeared in mid 18th century. There are documents stating that that they were invented around 1754, something like that. They are most suitable for line paintings because they cause stress to corner areas, as Marion Mecklenburg showed us many years ago. The expansion of the stretcher
causes deformation of the canvas. And this is an engineering simulation of stresses. The deformation is increased for better visualization, but you can see the stress is concentrated in the corner area, whilst there is very little tension in the center. This is a very, very interesting example, and it's an elastic expansion stretcher which was invented, patented in the States in mid-19th century. And basically, you see that here someone started thinking of springs instead of corner wedges. But springs are too hard, and they cannot be compressed by the painting when it contracts. So basically, they behave as a constant expansion, the mechanism, which eventually tears the canvas. Though corner expansion was meant with the best intentions, because it was meant to have and keep the painting flat and beautiful. But it looks very much like a Middle Ages torture system. Damages caused by rigid constraints and corner expansion are in all conservators' daily experience. It is less clear that paintings need to be free to move. And let's have a look at this double-sided canvas mounted without stretcher. Actually, it's mounted inside its frame, so it's never had a stretcher. And the work has been done in collaboration with Sandrine Jadot-Pivet. Basically, the painting has been hanged with springs in the frame, and it is free to move. Moves inwards and when it becomes dry, and outwards when it's humid, and the free painting is a happy painting. Doesn't have any problem anymore. So long and soft springs follow movements in all directions. And here we have a very low tension, which is 6 kilograms per meter. It's very important that springs are soft and long, because if they're soft, the painting is always able to win over the springs. And if they are long, there is a very small change in force with dimensional changes in the painting. But how do we choose tension? Is it only a subjective matter? With the research we've done a few years ago, we have seen that increasing tension on stretcher here, the deflection due to the pressure of the hand decreases, of course. So more tension, the stiffer the painting becomes. But if you go after a certain limit, this changes less and less. So basically, all tension exceeding that amount of tension is not useful for keeping the painting flat. So tension counteracts forces and weight of the painting. The weight is a key word. And using elastic tension since 1992, we have set numbers for different kind of artifacts or paintings. And so we have published most of them, and we have a very long list of stretched paintings. Let's have a look at this before I hand the stage to my business partner. This is a double-sided silken banner painted by Sodoma in early 16th century. And the work has been done in collaboration with Daniele Rossi and Luciano Sostegni of Opificio delle Pietre Dure in Florence. And it's relatively big. It's something like 180 tall. And it's in Basilica di San Domenico in an uncontrolled environment. And soft and long springs keep it in gentle tension with 8 kilos per meter. And it's a lined silk.
It's important to say to state this, otherwise it would have been impossible to give it such a strong tension, though it's very gentle. And there is no change, no problem since 2007. I leave the stage to my business partner, Carlo Serino. Here I am. Good afternoon, I'm Carlo Serino. I'm very happy to be here. And I will show you some applications of our mounting system. Here you can see a double-sided painting from Città di Castello, which had an old double gilded frame on the two faces. Our tensioning devices are very thin. They take up little space and they can be easily adapted to different technical solutions. They make it possible for us to reuse original or old frames. In this case, the tensioning system has been inserted between the two frames on a steel shell. I would like to point out that this is a work of some years ago. Today, we would perhaps do it in a different way. Probably, we would use composite materials. What we love about composite materials is their lightness and stiffness and versatility. For example, this is the last support we have made for a double side painting from Padova. And for this painting, we wanted something really light. The tensioning system is the usual with long and soft springs. And here you can see the pulleys and the metal wire to connect springs and painting. And there is a steel bar inserted in the strip lining, creating tension all over the painting. The tensioning system is the same, but the structure is different. Here is a section of the new support. There are two composite shells. They have a light sandwich structure with two carbon and epoxy skins and a PET foam core. The wooden cover gives the frames a natural and traditional look. In some cases, lightness is a necessity. Here you can see a double-sided painting by Kokoska. The faces of the painting have inverted orientation, and thanks to reduced weight of the composite structure, a single person can switch from one face to the other in a very safe way. However, the most convenient solution is to use aluminum. It's light, very cheap, and usually stiff enough to avoid crossbars, even with larger paintings. We really love this mounting system because it's very effective, and it can be very gentle and soft, and we often use it also for one-sided paintings. For example, we use this mounting system for the paintings by Tintoretto of the Sala dell'Albergo at the Scuola Grande di San Rocco in Venice. And here is another example, a big painting by Giacomo Balla. And here is a sketch by Cesare Nebbia for the Cathedral of Orvieto. Now we are working on possible improvements, and our first target is to reduce friction even more. For example, by mounting the pulleys on ball bearings and using bronze bushings on the sliding bars. Thank you for your attention.
Thank you so much for your talk and for being here. Next video is by Antonio Zaccaria, who has been working as a restorer, especially on protected artifacts. In his video, he is dealing with a global double face policy. Buongiorno a tutti, sono Antonio Zaccaria, opero dal 1983 su beni pubblici tutelati, prevalentemente in Lombardia, in particolare a Bergamo. Negli ultimi 20 anni ho sperimentato e messo a punto sistemi alternativi alla metodologia tradizionale del restauro dei dipinti su tela, in particolare sul grande formato. La metodologia descritta di seguito si basa su alcuni principi di fondo. L'approccio all'opera come sistema, rappresentato dalla collaborazione simbiotica tra i vari diversi elementi costitutivi e dal delicato equilibrio su cui questo insieme si è assestato nel tempo. Ciò significa, laddove è possibile, affrontare i problemi conservativi senza separare tra di loro i vari elementi costitutivi. Considerare che alcuni elementi di tecnica esecutiva che affiorano a causa dell'invecchiamento talvolta non sono elementi di degrado, ma di fatto creano soltanto un disturbo estetico. La resilienza dell'opera d'arte ci può indurre a supportare e non a sostituire. La sostenibilità come alternativa alla tecnologia uniformante, ad esempio l'interazione solo nelle porzioni che lo necessitano e il ricorso al vapore acqueo come principio attivo che non lascia traccia all'interno dell'opera. Infine, in questo contesto, la mia è una proposta di politica globale del doppio volto, non solo per gli stendardi, ma per tutti i dipinti su tela. Adottare per il verso delle opere tutte le cautele conservative messe in atto per il volto dipinto significa preservare, oltre al sistema opera, anche una miniera di informazioni preziose, come l'essenza lignea, la tecnica di esecuzione del telaio, i chiodi originali, la fibra che compone trame ordito del tessuto originale, la tipologia del telaio che è servito a costruire il tessuto ed eventuali disegni affioranti. In alcuni casi si tratta di optare per semplici interventi di supporto al sistema opera. Quest'opera di Padovanino presenta una struttura lignea fissa, ma in splendido stato di conservazione, in quanto il pittore ha fatto applicare alla parete muraria un tavolato in larice di protezione, secondo un procedimento in uso in laguna. La criticità principale riguardava l'affioramento sulla superficie pittorica dell'imprinting di tutto il perimetro del telaio, causando piccole perdite di adesione tra preparazione e supporto, per il continuo contatto nel tempo degli spigoli di telaio e traverse con la tela. Si è operato applicando sullo spigolo perimetrale esterno del telaio un cilindro distanziatore in teflon del diametro di 5 mm, inglobato all'interno di tessuto poliestere. L'applicazione è stata effettuata senza mai smontare completamente la tela dal suo telaio per non perderne la tensione originale, bensì liberando passo passo un lato per volta su cui applicare il distanziatore e poi procedere al riancoraggio dopo opportuna fascettatura. Il supporto di questo dipinto di Cerese è una fotografia inaspettata dei pochi mezzi in cui l'artista poteva disporre agli inizi della carriera. Nasce infatti dalla cucitura casalinga di 3 pezze, 2 tessute con trama a lisca di pesce e un frammento di tovaglia lavorata a quadruccio umbro. Una nuova foderatura, che pure appariva risolutiva per ridare consistenza a un supporto fragile e frammentario, avrebbe occultato questa peculiare identità tessile. Si è operato insieme alla restauratrice di tessili, riprendendo al cucito e rinforzando tutte le cuciture con punti simili in filato di poliestere, e con la sovrapposizione di una fascia in tela mistolino su cui si ancora la nuova cucitura. L'intervento sul recto, invece, si è concentrato sull'importante problema di riadagiare le sfoliazioni della preparazione del colore, che presentavano differenti caratteristiche in relazione alle 3 diverse pezze di supporto. Per modulare il processo di riadagiamento con intensità differente in base all'entità dei sollevamenti, risparmiando così l'azione meccanica alle aree pittoriche che non ne avevano necessità, dopo aver ammorbidito la pellicola pittorica mediante la nebulizzazione localizzata di vapore acqueo,
si è proceduto con l'utilizzo di rullini in teflon costruiti ad hoc e rivestiti selezionando gomme con differenti caratteristiche di durezza ed elasticità per assecondare la diversa entità dei sollevamenti. È stato utilizzato come adesivo Prexisol P550 in White Spirit. Questo dipinto di Trecourt invece soffriva in particolare di danni causati dalla perdita di adesione localizzata degli strati preparatori ed importanti lacerazioni e mancanze di supporto tamponati da una vecchia foderatura. Data la perdita di adesione della colla pasta, si è deciso di procedere alla sfoderatura. Per evitare ulteriori stress e deformazioni causate da un nuovo tensionamento, la sfoderatura è stata realizzata senza staccare il dipinto dal telaio originale, arrivando ad eliminare la parte sotto il telaio con l'ausilio di tagli mirati mediante il bisturi. Abbiamo provveduto ad innesti nelle mancanze di supporto senza mai staccare il dipinto dal telaio, applicandoli testa a testa mediante mobili TDMC2. Così si è proceduto anche nelle porzioni sottostanti il telaio. È stato inoltre applicato velo di lione, ma circoscritto alla sola giunzione, per garantire la tenuta durante la messa in tensione della tela, in particolare per l'innesto dell'angolo inferiore sinistro, che è il punto più sollecitato dall'espansione che i cuni esercitano sull'incastro del telaio. In questo caso la sutura è stata effettuata innestando un filo di tessuto prelevato dal bordo non dipinto. L'opera restauro ultimato. Particolarmente complesso l'intervento su questo dipinto su tela, preparatorio per un arazzo fiammingo. L'opera era conservata al di sotto dell'arazzo definitivo, protetta da un telo. La rimozione del telo ha svelato il totale collasso su se stesso del supporto nella porzione inferiore. L'opera è stata spedita a Bergamo dall'arazziere suddivisa in tre porzioni, poi semplicemente accostate e unite senza cuciture mediante una foderatura effettuata nel 1701. Si è rimossa la porzione inferiore, già quasi completamente distaccata, dopo averla nebulizzata con Krugel in alcol, per scongiurare ulteriori perdite di preparazione di pellicola pittorica. Per restituire ad essa planarità, si è volutamente evitato il ricorso a tecnologie, per poter procedere manualmente e gradualmente, nebulizzando vapore acqueo, affidando passo passo al tatto del restauratore che indossava guanti in Merinex realizzati allo scopo, il compito di rilevare il livello di ammorbidimento del supporto dello strato preparatorio. Successivamente sono state rimosse le tracce sopravvissute della fodera apposta nel 1701. Si è proceduto al rinforzo delle tre porzioni di supporto con l'applicazione di altrettante pezze di velo di lione, utilizzando come adesivo Plexstol addensato in Krugel, per poi ricongiungerle con l'apposizione di un'ulteriore pezza di velo di lione, mantenendo così la pressoché completa visione della tela originale e rispettando l'importante caratteristica di leggerezza, che aveva dettato anche la scelta di un telaio costruito con tavole di esile spessore. Tutte le mancanze di supporto sono state quindi innestate testa a testa utilizzando come adesivo mobili TDMC2. Particolarmente complessa è stata l'operazione relativa all'innesto che ricollegava il frammento inferiore del dipinto a quello centrale. L'attenzione si è infine spostata sul telaio settecentesco, che è stato mantenuto ma supportato con la progettazione e la costruzione ad hoc nell'officina del laboratorio di restauro, gli elementi collaboranti in alluminio, autoespandibile agli angoli, con la finalità di irrobustirlo e rendere mobile una struttura progettata di incastri fissi. La difficoltà è stata soprattutto nella progettazione di un meccanismo contenuto in uno spazio di soli 14 mm, per evitare di superare lo spessore del telaio. All'interno dello scatolato, infatti, sono alloggiate la molla di compressione, la barra filettata, l'elemento che trattiene il sistema di spinta è un elemento in acciaio che irrobustisce il sistema mobile, compensando la fragilità che si è dovuta indurre al telaio originale con l'eliminazione dei chiodi forgiati. Sono state inserite anche tre traverse mobili. In questo modo la struttura diventa autoespandibile in relazione ai cambiamenti termoigrometrici, con possibilità di regolazione autonoma dei lati del telaio di diverse dimensioni. Tale sistema si può costruire in vari spessori,
in relazione alle dimensioni dell'opera e allo spessore del telaio, ed è applicabile senza necessariamente smontare la tela, se non nelle sole porzioni in corrispondenza degli angoli per poter schiodare i chiodi di giunzione e apportare laddove necessario mirate piccole modifiche agli incastri per renderli espandibili. Per ovviare ai problemi di condensa tra metallo e legno è stato interposto uno strato di tessuto traspirante. Per effettuare manutenzioni e regolazioni future sarà sufficiente utilizzare una chiave per regolare la vite apposta sul sistema di spinta. Angolo e telaio collaborante sono ora in fase di brevetto. L'ancoraggio al telaio è stato realizzato utilizzando viti mordenti ma aumentandone il diametro di testa con l'interposizione di rondelle in teflon appositamente preparate al tornio, che impediscono anche il contatto del metallo con la fibra tessile. Per rimuovere l'ancoraggio sono sufficienti pochi minuti di lavoro con un trapano avvitatore. Il dipinto prima e dopo il restauro accanto al relativo arazzo. Lo stesso sistema è stato applicato anche al telaio di questo grande dipinto di Vicentino. In questo caso è stato sufficiente applicare solo gli angoli ad espansione e la crociera mobile di supporto. L'opera è un altro caso esemplare di come il verso di un dipinto sia a tutti gli effetti un secondo volto. Infatti, mentre dall'indagine fotografica in IR non sono emersi i tracciati relativi al disegno preparatorio, a documentarne l'esistenza sono i tracciati che affiorano sul verso. L'opera ha restauro ultimato. Questa grande tela di Agostino Sant'Agostino portava su retto e verso i segni di una miriade di tagli e lacerazioni causati dal bombardamento bellico. Tutte le fasi del restauro sono state pensate per non scompensare l'equilibrio delicato raggiunto tra gli elementi costitutivi, a partire dalla progettazione di uno specifico piano per supportare la movimentazione del dipinto montato sul proprio telaio, attraverso applicazioni sul verso di fogli di polistirolo e leggerissimi fogli di compensato, per scongiurare durante il trasporto dannose vibrazioni della tela e fratture del telaio antico. Il suo trasporto eccezionale in laboratorio. La rimozione delle vecchie toppe applicate sul verso. L'applicazione di innesti testa a testa nella costellazione di tagli e lacerazioni. Molte operazioni sono state effettuate mantenendo il dipinto in verticale, evitando così la velinatura, e optando per fissaggi localizzati mediante Plexisol P550 in White Spirit. In questo modo si è potuto monitorare e operare in contemporanea su verso e retto. La realizzazione di una foderatura trasparente mediante velo di lione, applicata attraverso una blanda soluzione di Plexisol B500, è addensata con una piccola aggiunta di Klucher. Il rinforzo pressoché invisibile applicato al supporto originale conserva al verso dell'opera la piena visibilità e leggerezza, rispettando le asperità causate dall'affioramento della preparazione. Anche la cucitura originale tra le pezze di supporto. È stata realizzata anche in questo caso ad hoc una struttura collaborante che supportasse e rendesse mobile e autoespandibile il telaio a incastri fissi ormai infragilito. Il dipinto prima e dopo il restauro. Grazie a tutti per l'attenzione. Thank you so much. Our last video of today is by Franco Denzotto, a professional restorer working with his company Articolo 9. This video is about the importance of pre-tensioning for the term mending and the floating planar self-adaptive frame for two-sided paintings. Buongiorno a tutti, mi chiamo Franco Denzotto e ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo. Oggi tratterò l'importanza del pretensionamento per il risarcimento degli strappi e le cornici flottante planare autoadattative per i dipinti bifaciali. Mi occupo fin dagli inizi degli anni '80 dei problemi di tensionamento dei dipinti su tela e il comportamento che la policromia e la fibra tessile ha in rapporto a tale tensionamento.
In questa sede faremo una carrellata di alcuni punti che vedete scritti. Alcuni principi che dobbiamo sempre tenere presente in fase operativa quando intraprendiamo un'operazione di restauro è sicuramente il minimo intervento. L'azione del restauratore deve interferire il meno possibile con il delicato equilibrio del manufatto. Un secondo aspetto è il rispetto dell'opera nella sua totalità. Un altro aspetto ancora è, di cui se ne è parlato molto, è il mantenimento dell'equilibrio con un microclima adeguato. Non bisogna estrapolare l'opera dal contesto per il quale è stato in origine realizzato o all'interno del quale la sua presenza è ormai storicizzata. Ora affrontiamo il problema delle analisi delle forze. E un materiale si dilata e si contrae nel tentativo di diminuire lo stress generato al suo interno. Consideriamo un dipinto su tela come una membrana isotropica, tesa nel piano XY. Essa si dilata con una costante elastica, cui contribuiscono le costanti elastiche individuali dei singoli strati. Inoltre, tali dilatazioni e contrazioni producono una forza tangenziale parallela agli strati, che possono provocare delle separazioni, del peeling tra strato e strato. Prima di essere usata come supporto per un dipinto, la tela va abitualmente tesa in modo tale da renderla, tra virgolette, magra. Questo permette una stabilizzazione dell'equilibrio tra fibra tessile e strati policromi. Il tempo però in tutto questo incide, va a modificare sicuramente la tensione tra fibra, ordito e trama, va a modificare la stabilità dimensionale, va a modificare anche il modulo elastico, c'è anche un'alterazione propria dei film pittorici. È evidente che in fase operativa un pretensionamento dell'opera diventa molto importante. Quando applichiamo o rimuoviamo qualsiasi materiale all'interno del sistema e la strati policromi o eseguiamo qualsiasi azione su di esso, otteniamo una variazione comportamentale dei singoli strati e quindi dell'equilibrio dell'intera struttura. Per stabilizzare tutti gli strati e consentire un corretto intervento è necessario operare con un adeguato pretensionamento schematizzato in questa slide. Un caso concreto, parlo di un dipinto molto grande del Tiepolo di dimensioni 700x400 cm che alla fine dell'Ottocento ha cominciato un percorso di manutenzione molto, o meglio di restauro molto pesante, portandolo da situazione concava a situazione planare per poi tornare in situazione concava nel 24. Chiaramente tutti gli interventi di foderatura, di stress che l'opera ha subito, ha provocato sull'insieme tela strati policromi una serie di ondulazioni molto pericolose per il suo futuro. L'intervento che noi abbiamo adottato si è basato inizialmente su un lavoro di pretensionamento controllato, un pretensionamento che mi dava la possibilità di lavorare su un perimetro totalmente ondulato, e per operare su questa superficie ondulata abbiamo adottato dei sistemi a pinza molto liberi e molto flessibili che agganciavano la tela e fungendo da dinamometri potevamo misurare continuamente la tensione che noi applicavamo la tela. Successivamente sono state applicate delle fasce perimetrali che hanno permesso la stesura su un piano, la sospensione su un piano con un sistema flottante. Questa operazione durata parecchio tempo ha permesso un appianamento dell'opera e quindi la possibilità di continuare l'operazione di restauro in maniera molto più tranquilla. Un altro caso, si tratta di un'opera di
dimensioni 146x93 di una tela che aveva notevoli strappi, ondulazioni e mancanze di fibra tessile. Il tutto è stato curato senza alcuna protezione e velinatura dal davanti, ma in a policromia totalmente libera, basandosi su una tensione perimetrale controllata e puntuale. Questo ha permesso di lavorare e fare qualsiasi tipo di operazione mantenendo l'opera sempre in un'adeguata tensione, anche le cuciture. In un altro esempio possiamo vedere con quattro ragazzi dell'università di Urbino. Si tratta di una tela molto delicata che aveva subito dei danni notevoli, con una fibra molto fragile, con delle mancanze e fessurazioni esagerate. Il sistema di pretensionamento ha permesso di unire l'opera, ricollegare l'opera in maniera provvisoria per poi continuare la cucitura filo filo, adottando un sistema di tensionamento molto leggero, però nello stesso tempo tarabile e controllabile. Mentre il caso precedente funzionava su un sistema a triangolo dei cavi, in questo caso ogni fascia possiede due tiranti per migliorare la correzione della distribuzione delle forze. E questo ha permesso anche di capovolgere l'opera, portandola su un secondo telaio senza dover smontare l'opera dal telaio stesso, perdendo la tensione. Un altro esempio che porto è un'opera di una studentessa laureanda di Venaria Reale, una tela la quale è arrivata in laboratorio inchiodata direttamente su una cornice priva di telaio. Chiaramente aveva dei danni, degli strappi, anche se era prima tela, non era mai stata foderata, però sul retro aveva una serie di evidenti toppe che nascondevano una serie di strappi. Tutta la pulitura, la ricucitura di tali strappi è stata svolta ponendo l'opera sempre in un leggero pretensionamento controllato. Questo è stato il sistema, dinamometri localizzati su tutto il perimetro dell'opera. Sicuramente una caratteristica che si può notare è il dado di fermo che soprattutto in certe fasi operative era necessario metterlo in atto per evitare tensioni eccessive dell'opera. Questo è un intervento abbastanza antico che sempre lavorando in pretensionamento con un telaio flottante ci ha permesso di ricreare una forza strutturale del retro adoperando semplicemente dei ponticelli di fili senza dover fare alcuna operazione di foderatura. Sistemi di sospensione autodatativo planare flottante. Lasciamo alla bibliografia per problemi di tempi i dettagli. La soluzione più adatta per la conservazione a lungo tempo dell'oggetto sia quella di mantenere il tessuto entro il suo MST. In questo modo possiamo preservare la configurazione del tessuto. Ciò implica la conservazione della geometria interna della tela che è legata agli strati pittorici. Dobbiamo cercare di mantenere quella forza che rispetta il modulo elastico dei nostri materiali. Il sistema è definito flottante perché svincola completamente l'intero insieme tela strati pittorici da qualsiasi vincolo rigido, sia ortogonale che tangenziale, autoadattativo in quanto interviene in maniera corretta alle effettive esigenze comportamentali dell'insieme. Tenendo presente questi ultimi due aspetti, siamo arrivati alla progettazione di un telaio per stendardi, o meglio per dipinti a due facce. Chiaramente il sistema funziona a telaio planare e per realizzare tutto ciò abbiamo preso in considerazione alcuni aspetti importanti. Chiaramente l'oggetto doveva essere visibile a 360 gradi. Il meccanismo doveva avere una buona sensibilità ai problemi delle variazioni microclimatiche. I carichi dinamici
generati dal movimento dell'aria assumevano un'importanza fondamentale. Tutto il meccanismo non doveva essere invasivo, il telaio doveva fornire una tensione controllabile, uniforme, controllabile e tarabile, la finitura doveva essere in quel caso accettabile per una adeguata esposizione e la sua manutenzione doveva essere accettabile. Da qui nasce l'idea di un telaio cornice, una cornice che doveva contenere tutto il sistema e supportare l'opera a due facce. Il primo campione è stato realizzato in legno con un'anima che sorreggeva tutto il sistema, il meccanismo, e un coperchio lavorava assieme all'altra parte della struttura. In particolare noi vediamo che oltre alla struttura, all'anima in legno, c'è un telaio aperto in alluminio AC che contiene bordi della tela irrigiditi e tutto questo è legato tramite un pistoncino al telaio in legno. Questo permette sia lo scorrimento longitudinale sia lo scorrimento e la tensione trasversale. Il tutto poi viene chiuso con una cornice. Cosa molto importante che abbiamo visto nella sezione è il sistema di blocco, di stop. Per noi è molto più importante il concetto di non superare una tensione e quindi permettere un ritiro dell'opera che esagerare la tensione, permettendo una continua espansione dell'opera. Successivamente poi sono state elaborati altre sezioni, altri sistemi per far fronte e migliorare le varie problematiche, alleggerendo il tutto, diminuendo le dimensioni e avendo la capacità di regolare la tensione con maggiore precisione. Sulla base di queste considerazioni è nata l'idea per sviluppare il telaio di un'opera, di un cartone di Raffaello della Scuola di Atene all'Ambrosiana di Milano. Il sistema progettato era quello di adottare proprio questo sistema di pistoncini distribuito su tutta la superficie. Tenete presente che le dimensioni sono 800 x 300 centimetri, foderato in maniera leggera, e il sistema di vincolo che abbiamo progettato era un sistema che aveva la possibilità di controllare molto bene la tensione che noi andavamo ad applicare. Il tutto poi veniva chiuso in una bacheca. Parliamo ora del cinematismo non lineare e dissipatori, un problema abbastanza importante nei dipinti a due facce. Possiamo considerare i problemi generati all'interno di un dipinto a due facce da una parte carichi quasi statici che cambiano lentamente nel tempo, non entrano in risonanza, dall'altra parte carichi dinamici in rapida evoluzione e prossimi alla risonanza. Chiaramente il primo caso si può risolvere usando i sistemi flottanti autoadattativi che fino adesso abbiamo analizzato. Il secondo caso invece è un problema più complesso che è determinato dagli spostamenti d'aria circostanti all'opera, che un'opera a due facce comunemente esposto è soggetto. Questi carichi causano all'interno del sistema composito una serie di deformazioni con una loro propria frequenza, ampiezza e durata nel tempo, definito anche tempo di riassestamento. Abbiamo cercato in qualche modo di affrontare o di attenuare questo problema adottando dei sistemi dissipatori. La cosa migliore è inserire all'interno del nostro sistema pistoncini un materiale che rallenti la reattività della molla. Questo materiale è il sorbotame. Questo permette di assorbire quegli sbalzi e quelle vibrazioni che, arrivando a una certa frequenza, provocherebbero il cosiddetto colpo di frusta. Dopo aver affrontato il problema delle turbolenze d'aria nel nostro sistema di tensionamento, abbiamo preso in considerazione la linearità della molla, ipotizzando un sistema di cinematica non lineare a braccio a
curvatura variabile progressiva, e un tirante interposto tra la molla e la tela. La forza viene trasferita al braccio tramite una staffa scorrevole. Ciò fornisce una modulazione della forza che può essere progettata per non essere in funzione dello spostamento, ma invece come un valore costante praticamente indipendente dalla lunghezza della molla. Il dipinto è intrinsecamente stabile all'interno di un MSI che noi abbiamo calcolato. Si tratta infatti essenzialmente della creazione di una valle di potenziale meccanico, un centro di stabilità verso il quale la tela ritorna una volta esaurito l'eventuale perturbazione, turbolenza. Ciò è possibile solo se il sistema di sospensione fornisce una forza di ricentramento dal centro di gravità geometrica, cioè la differenza di pochi punti percentuali di variazione sull'intera corsa sono sufficienti per riposizionare la tela al centro del sistema di sospensione flottante autoadattativo. Rimando tutti i chiarimenti alle pubblicazioni che si possono trovare in bibliografia. Thank you so much. After all these significant and precious case studies presentation, we would like to answer the following questions. I do apologize, but we don't have a lot of time left, so try to be as short as possible, okay? The first one is for Carolina Soppa. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, Alessandra. Perfect. It's from Monica Gulmini. What is meant by purity of gelatin compared to sturgeon glue? Yes. So I will just quickly share my... I suppose you can see now. If you buy gelatin, you get a data sheet and there is everything actually written. So what is the pH? What is the fat content? What is the ash content? So you can quite good compare what kind of material do you get. Compared to sturgeon glue, it's always a little bit hazy when you solute it. So I don't know if there is fat. I don't know if there is any other substances. I don't know the pH value. So if this is for you of any importance, then you don't know. Then I would just use fish gelatin. Gelatin means it's pure. So you get a data sheet where you can just read what's inside it. So, and if you need a low gel temperature, so gelatin is very good to flow very long time. So if you consolidate like a panel painting with non-absorbent paint, then it's good to have something that is flowing very long time. But I would then recommend to take fish gelatin. I hope that was quick enough. Thank you so much. And the next one is for Matteo Rossidoria. Matteo, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Okay. Yeah. Yes, sure. It's from Yana Ramirez. Mm-hmm. Hi, I would like to know, how did you decide on which side of the banner to cover the 1 millimeter of the silk with Biva, and if that showed or if it was successfully covered with the retouching? Oh, I thank her for this question because it was not clear in the presentation. And so the strips are on both sides, not only on one side. So it's a strong bonding on the edges done that way. And so we covered that with some filling materials applied by brush in the final layer, and then with the tempera. That worked properly for this painting, but it can be a problem for other kind of paintings. I think that this is not a method. The only thing is the idea to bridge the edges as a solution. I don't think that this is the best one. I know it's quick and it works, and this is what I like, and it's reversible. But I think there is many other materials that we can test and do a much more precise work. Thank you. Thank you, Matteo.
And so with this, finally, we are at the conclusion of this first day of four of the structural treatments for double-sided paintings event. Thanks for all your questions. Unfortunately, we don't have enough time to answer to all live, but therefore we will publish them and answer to them on our website in the next few days. I would like to remind you so to keep sending all your questions during the next days to our email address, that is education@centrorestaurovenaria.it, and you can find it on our website as well. Then we recommend joining the next 3 days. It's going to be the expert meeting, as you see in the slide, that is on the 23rd and the 25th and the 25th of November. And for your information, all the contributions during the expert meeting are both in English and Italian, so you can follow the next 3 days in English or in Italian as you want. All the recordings of these 4 days will be available in the next few days in order to give the opportunity to all the participants that might have had problems due to difference of time or other personal and working problems. You can find them on our website, it is www.centrorestaurovenaria.it, and follow our social accounts to be constantly updated. I would like to thank all the speakers that have been here with us live and the ones in the videos, all the project team, all the communication team, Getty Foundation and Pinacoteca di Brera, and of course the SAF, High Education School team in Centro Conservazione Restauro, La Veneria Reale, for having hosted and promoted this event. So, we have finished. Thank you so much for being here. Have a nice rest of the day and stay safe. See you next week. Bye. Bye.